Signori, iniziamo con il Consiglio, iniziamo dall'appello. Sono le 14:52. Grazie Presidente, onorevole. Assente. Assente. Abbagnale, presente. Andreozzi, presente. Bencinecca, presente. Presente, grazie. Borrelli. Presente, Cagliazzo, presente Cioffi, presente Cirillo Giuseppe, presente Cirillo Vincenzo, assente Colella, presente Del Prete, presente Esposito Alaia, presente Flocco, presente Gaudioso, presente Fernando Luigi, presente. Presente Maggi, presente Rosario, presente Marrazzo Domenico, assente Lucellino Giuseppe, c'è Lucellino? Grazie. Presente Peliccia, presente Pezzella Salvatore, presente Sabino, assente Sommese, presente Sorrentino Felice, presente Tito Giuseppe, presente. Presidente, sono presenti 21, assenti 4. Siamo presenti 21, assenti 4, assenti 4. La seduta è valida. Nominiamo scrutatori Tito, Flocco e Alaia. Allora, il primo punto su la parola al consigliere Tito. Grazie Presidente, prima dell'inizio della seduta del Consiglio metropolitano la ringrazio della facoltà che mi ha dato. A nome personale, a nome del gruppo progressista riformisti, ma posso cogliere con lo spirito di tutti altri gruppi presenti in Consiglio metropolitano di fare un vivo ringraziamento all'architetto Rosa Pascaletti. Oggi è l'ultimo giorno nella città metropolitana, domani prenderà servizio presso il Comune di Nola con un incarico importante. Da parte mia, da parte di noi tutti, fa le più vive congratulazioni, ma soprattutto il più grande ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. Persona di cui ho avuto modo di conoscerla nella passata amministrazione come delegato al piano strategico, persona per me una grande lavoratrice. Quindi ti auguriamo tutto il bene per lui e la ringraziamo profondamente per tutto quello che ha fatto. Abbiamo portato avanti il piano strategico e non solo. Con tutti i sindaci che hanno avuto la possibilità di accedere a questi finanziamenti. Veramente un grande elemento che da oggi la città metropolitana si deve arrivare. Grazie. Ringraziamo il consigliere Tito per l'intervento e ringraziamo alle sue parole l'intero consiglio. Si esprime nella stessa voce, nella stessa direzione per il valore di contributo che l'architetto Pascaletti ha dato a non solo a tutta la città metropolitana, ma al territorio metropolitano. Passiamo al punto successivo sulle comunicazioni del sindaco. Le comunicazioni sono due,
La prima è la comunicazione della moglie del capogruppo che Luigi Caruso in data 11 si è tenuto una riunione del gruppo NATO metropolitana e in quella occasione è stata formalizzata la sua moglie del capogruppo. Mentre la seconda comunicazione è la designazione del componente del consiglio di amministrazione della fondazione CIVES e quindi è stato un decreto del sindaco che è stato designato il professor Sergio Locorato, nato al NASA 7 maggio 68, e di trasmettere il decreto al segretario generale al fine di assicurare la comunicazione della designazione al consiglio metropolitano ai sensi dell'articolo 20 del decreto di questo lavoro. Queste sono le due comunicazioni. L'appunto successivo è approvazione del piano di valorizzazione immobiliare ai sensi dell'articolo 58 del decreto numero 112 del 2008, convertire in legge con la legge numero 133 del 2008, annualità 2022. Questo in effetti è lo stesso che già fu discusso nel precedente Consiglio Comunale Metropolitano quando si è stata formalizzata la sua adozione. Questa è l'approvazione. Chi chiede la parola? Se non ci sono interventi su questi punti che già sono oggetto di discussione, passiamo alla votazione. Chi è a favore del punto numero 2? Chi si astiene? Contrari? Quindi sono 4. Sono il consigliere Pediccia, Guanci, Mocerino e Alara, sono gli assenti e gli altri tutti quanti a favore. Passiamo al secondo, al terzo. Votiamo anche il militare di sicurezza dell'atto. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contro? Come prima. Passiamo al terzo punto. Approvazione del piano di realizzazione immobiliare a sensi dell'articolo 58 della legge 133 del 2008, piano annuale di realizzazione, annualità 2022. Chi chiede la parola? Mettiamo a votazione allora. Chi è a favore? Chi si astiene? Contrari nessuno. Unica votazione qui prima. Volumiliare di sensibilità dell'atto, chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Nessuno? Come prima. Quindi accordo. Approvazione del programma biennale degli acquisti di servizi a sensi dell'articolo 21,6, annualità 2022-2023. Chi chiede la parola? Nessuno. Quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi si astiene? Nessun contrario. Quindi sempre i 4 consigli astenuti, quindi come le votazioni precedenti. Votiamo anche in questo caso il militare di sicurezza dell'atto. Chi è a favore? Chi si astiene? Nessun contrario, quindi come prima. Abbiamo il quinto punto, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e della legge annuale. Chi chiede la parola? Nessuno, mettiamo a votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Quindi votiamo anche le unità di sicurezza dell'atto. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Nessuno. Quindi sempre come prima il punto attuale. Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2022-2024. Quindi chi chiede la parola? Nessuno. Quindi passiamo alla fase di votazione. Chi è a favore? Il contrario? Sì,
sono chi si astiene nessuno, quindi sono con questa votazione rispetto alle precedenti il consigliere Pedriccia, Guanci, Alaia e Uccellino votano contro. Votiamo anche l'indicazione di seguibilità dell'atto. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno? L'ultimo punto, il settimo punto, approvazione del bilancio, di previsione 2022-2024 e della riga dei grafici. Chi vota a favore? Poco. Chi si astiene? Chi è contrario? Come prima. 4 no. Votiamo anche l'indicazione di seguibilità dell'atto. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Come prima. Passiamo quindi all'ottavo punto. Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione e verifiche della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Chi chiede la parola? Quindi passiamo alla fase di votazione. Chi vota a favore? Chi vota contro? Nessuno astenuto? Di come prima. 4 no. Votiamo anche l'unità di seguibilità dell'atto. Chi è a favore? Chi è contrario? Nessuno astenuto? Di come prima. Passiamo al nono punto. Documento unico di programmazione 2, presentazione della sezione strategica 2023-2026. Chi chiede la parola? Passiamo quindi alla fase di votazione. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Sempre come prima, 4 contrari. Diamo anche l'indicazione di seguibilità dell'atto. A favore? Chi è contrario? Nessuno astenuto, come prima. Prima di passare al punto successivo che riguarda i finanziamenti ai comuni, volevo ringraziare il Collegio dei Revisori dei Conti perché sono arrivata alla loro scadenza naturale. Oggi stanno in regime di proroga, secondo erro. La prefettura già ha sorteggiato i due componenti del prossimo consiglio metropolitano che si terrà a metà di settembre. Dovremo fare anche questo consiglio impegnato nella scelta del presidente del collegio dei revisori. Colgo l'occasione per ringraziare perché li conosco da tantissimo tempo, perché stanno in quest'aula e abbiamo fatto anche in battaglia, se così vogliamo dire in senso scherzoso, però sono sempre stati corretti e hanno dato un grandissimo contributo per il nostro ente, quindi un ringraziamento lo doveva fare il sindaco Manfredi, purtroppo ancora non è arrivato, ma da parte nostra dell'intero consiglio veramente grazie di cuore per quello che avete fatto e per la collaborazione che abbiamo avuto. Grazie. Passiamo quindi al punto successivo. Finanziamento ai comuni nell'ambito del parco progetti dei comuni, il piano strategico del primo metropolitano, atto di indirizzo per la possibilità di revisione dei progetti finanziati. La parola al consigliere Gaiaccio. Grazie sindaco, buongiorno a tutti. Un altro intervento importante per i comuni. Il piano strategico dà la possibilità a tutti i comuni di intervenire in un periodo dove le casse dei comuni hanno enormi difficoltà, il piano strategico è stato veramente una mano d'arcino. Noi con questa delibera daremo la possibilità ai comuni di spendere le economie. E quindi i comuni virtuosi e più virtuosi, come quello di Castelnuovo, che siamo stati sollecitati l'altra volta dal consigliere Pedriccia, avranno la possibilità di spendere le economie, o per altri progetti, oppure per l'adeguamento dei prezzi. In questa delibera, siccome i comuni quando hanno presentato i progetti hanno presentato diversi progetti, in questo caso diamo la possibilità ai comuni anche di finanziare progetti che non
allora consigliere Guanci. Grazie, grazie sindaco. Mi permetta di ringraziare il mio collega Massimo Fellizia per aver contribuito la volta scorsa a portare in aula quell'emendamento. Credo che con questo emendamento tanti comuni, compreso anche quello della cittadina, potranno beneficiare di queste economie, come diceva il consigliere Caiazzo. Quindi era un riconoscimento, ma lo dico con affetto, ma soprattutto con stima nei confronti del collega Massimo Pellicce, perché credo che quando si è un buon amministratore bisogna cogliere i punti e i momenti giusti per cercare di dare forza, ma soprattutto visibilità ai comuni e alle città stesse. Grazie. Allora, se non ci sono altri, consigliere Cocino. Allora, grazie Presidente. Volevo un attimo capire questo atto di indirizzo, finché praticamente sia un po' spiegato sottoscritto, perché leggendo la presa d'atto, leggendo la proposta, quando si dice che eventualmente le economie disponibili sull'importo totale ammesso, si parla dello stesso progetto. Quindi, diciamo che l'atto di indirizzo è chiaro che viene dato. Poi, siccome negli interventi ho sentito ci sono delle prove, ci sono delle possibilità appunto di rispettare i tempi, cose che poi dice, l'atto di indirizzo dice le eventuali varianti in corso d'opera conformi alle descrizioni del legislatore 50, poi c'è gli appalti, non che le quali spese derivanti dall'aumento accessorio sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull'importo totale ammesso al finanziamento della città della proprietà. Quindi significa che stiamo parlando dello stesso progetto. Dello stesso progetto che è stato presentato e per cui praticamente ci sono delle attività in corso, che le economie eventualmente sulle attività in corso o eventualmente progetti ancora preliminari da farsi, quindi vuol dire una previsione, ma non è che andiamo a dare l'altro indirizzo di utilizzo di questi soldi per altri progetti, perché mi sembra di aver capito nella relazione del collega di utilizzare questi soldi per altri progetti, quindi deve essere chiarito, perché quello che sta scritto non è totalmente, o meglio, io ho capito una cosa rispetto a quella che diceva il collega. Allora, il dispositivo leggo solo per onore. Il dispositivo indica di approvare l'indirizzo in sede di definizione del documento di aggiornamento del piano strategico alla ricognizione delle proposte progettuali e finanziarie, dei quali potranno essere modificate, integrate o addirittura sostituite e conseguentemente finanziate in altri mesi in porto e oggi concesse ai comuni. Quindi la funzione era quella che intesa si è fatta anche nella conferenza di Capigruppo su volontà del sindaco Manfredi, perché se vi ricordate nel precedente consiglio metropolitano il sindaco spiegò che tutte le economie, mentre alcuni comuni in virtù del decreto ministeriale che vedeva che si potevano usare sempre il calo dei prezzi, il calo del cibo, economie che si potevano destinare per quanto riguarda la modifica degli oneri contrattuali dei prezzi, questo era per i comuni, per tutti i 92 comuni che nell'eventualità non avessero adesso, fossero stati virtuosi, quindi nel caso specifico si erano generati delle economie, quindi le stesse economie potevano essere destinate a quei comuni con una proposta progettuale che all'interno del piano strategico abbiamo un genere di modo per anche modificare il progetto. Questo è quello che stiamo andando ad approvare in indirizzo, e questa è quella volontà che, ripeto, la stessa è stata
cercato di essere condivisa con tutte le forze politiche, anche in sede di capitolo, tant'è vero che la proposta, questa è la trasformazione della legge di giunta sbaglio, è stata anche inviata a tutti i capitoli, come nel 2017 il caso, prima di approvarla, c'era una concentrazione con tutti quanti. Quindi questa è la proposta di Dio. Senti, io ho capito che sono, ma quello che sta scritto nell'atto di indirizzo parla di innanzitutto di progetti che magari non sono ancora iniziati, quindi abbiamo dei comuni, l'elenco dei comuni già dato, l'importo di finanziamento c'è chiaro, ma ci sono dei comuni che hanno ritardi nell'inizio dei lavori o dei comuni che hanno già iniziato i lavori e che hanno delle economie rispetto al progetto che praticamente è posto ora. Poiché nella relazione del consigliere delegato mi sembrava di essere, avere, io ho chiesto solo un chiarimento, stiamo parlando sempre dello stesso progetto. Faccio un esempio: se un progetto X di un comune Y c'è un avanzo rispetto a un'economia rispetto al progetto eseguito, quell'economia può essere utilizzata per un altro progetto oppure dove sta scritto questo? E dove sta scritto? Possono essere modificate, integrate o sostituite conseguentemente. Perché gli importi che sono stati già concessi in fase di gara sono rimaste le economie, quelle economie vengono utilizzate per fare un progetto. Siccome il piano strategico fondo presentato in più dei progetti che sono stati finanziati, non significa che dobbiamo finanziare il quinto progetto, ma di tutto un nuovo progetto che può essere modificato. Questa è la sostanza. Se non ci sono altri interventi, la consigliera Bagnata, prego. No, volevo portare l'esempio del territorio giusto per far capire al consigliere. In sostanza, noi possiamo considerare delle opere di piano strategico che sono in cui la cosa sarebbe chiara per l'anno 2022 e quindi in ragione del copia tariffario devono attivare il fondo di dotazione delle opere pubbliche per poterla valorare in maggior percentuale dei costi per la realizzazione di quell'opera. Oppure abbiamo casi specifici che da un programma piano strategico non hanno ancora visto l'appalto di quel lavoro, o meglio, la progettazione è stata accolta già nell'età approvata già nel 2021. Non è stata avviata la gara, costretto proprio a tariffare la regione Campania a luglio e adeguare il quadro economico, come nel mio caso, come se non a fare, due progetti del quadro non partire, ma rivisti in rete del quadro economico. Che cosa accade? Che magari il progetto non è più compatibile con la risorsa finanziaria, devo o ricordarlo, se non sono un comune virtuoso, devo ricordarlo e ho l'opportunità, grazie a questa delibera, di poter convergere anche verso una rimodulazione di quello che è il progetto. Io ho capito quello che dice lei, ma mi permetto di insistere che l'altro indirizzo che noi stiamo votando è una fattispecie diversa che viene scritta qua sopra, perché lei sta dicendo che ha fatto un progetto, il progetto è stato praticamente economizzato 2 anni fa, oggi quel progetto ha una varianza perché i prezzi sono aumentati, quindi la città metropolitana dovrebbe rifinanziare quel progetto, ma rifinanziare quel progetto per mettere a disposizione ulteriori risorse non è tanto l'indirizzo che stiamo valutando, o meglio, mi dite dove sta scritto questo, perché nell'altro indirizzo stiamo parlando di economia su progetti già finanziati e già cristallizzati. Questo è un dubbio che non riesco praticamente a dirimere leggendo l'altro indirizzo. Per cui se deve essere presentato un altro indirizzo, è chiaro che il progetto che non è ancora iniziato, perché lei è ancora nella fase preliminare, prego? Tutto a posto, i progetti sono finiti, è diverso dalla fattispecie che praticamente diceva la collega. I progetti sono finiti e hanno delle differenze, allora c'è l'asse di indirizzo che stiamo discutendo adesso. Ma lei nella relazione ha detto altri progetti, quindi volevo capire gli altri progetti a cosa si riferisce. Un'economia di scala per fare altri progetti significa che sono rimasti soldi, non è che tornano indietro, e quindi vengono fatti altri progetti. Questo altro progetto voleva essere spiegato tecnicamente, si è riferito i soldi, vengono utilizzati
per migliorare il progetto precedente e precisa il contenuto di come è precisa dentro la disponibilità di risorse finanziarie e dell'azione di prudente, quindi non viene maggiorata la disponibilità finanziaria, però si può trovare lo strumento lento a rimontare il progetto in vista di questa revisione del piano nazionale. Non è questa, vabbè, comunque diciamo, cioè, non credo che sia, io non ho bene questo, però credo che sia un altro indirizzo tutto da vedere. Va bene, ok, la parola si servizio. Buonasera a tutti. Voglio innanzitutto unire il mio saluto e il mio ringraziamento sia sicuramente nei confronti dei due conti che avranno sicuramente fatto un ottimo lavoro. È chiaro che noi non abbiamo ancora il tempo, diciamo, di misurarlo, ma soprattutto volevo salutare e ringraziare la Mascarella, Rosa, consigliere Titolo e a tutti i consiglieri presenti nel veramente sottolineare l'alta qualifica e l'alta capacità, diciamo, che ha messo in campo in questi anni affinché il piano strategico, ma tantissime opere potessero essere realizzate in maniera certa, concreta, lineare, cioè mai tenendo via quei principi di buon andamento, di leale collaborazione con tutti i comuni a prescindere dai colori. Quindi Rosa, grazie, veramente, lo spero, sicuramente farà di meglio. Avevo promesso al consigliere Grazi di non intervenire e per cui nell'intervento a lui il permesso una leva, giusto per chiarire due vicende che sono secondo me tutte e due giuste, due vicende sono tutte e due giuste, una vicenda che ha messo in campo la consigliera Cagnale, anche se ha messo cose di genere, non mi piace, la consigliera Cagnale, però lei faceva riferimento un po' alla problematica che abbiamo già risolto nel Consiglio metropolitano precedente, cioè tutta la problematica delle economie da riutilizzare nel momento, nel contesto in cui si trova in questi momenti, è in questi giorni che la Regione Campania ha approvato una nuova con 30% per dire 35%, per cui mi sembra ovviamente con oltre il 30%, quindi che è chiarissimo che la vicenda che sottolineava il consigliere Campagnani è una vicenda vera, reale, ma non è argomento di questo consiglio metropolitano, è argomento del consiglio metropolitano precedente che abbiamo già risolto, come quindi dando la capacità di affrontare i problemi per le varie modifiche. Oggi giustamente il consigliere Cecchino metteva in evidenza un concetto semplice, qua è il concetto che abbiamo poi condiviso tutti quanti insieme, maggioranza e minoranza, non si capisce bene ancora la vicenda, aspettiamo, teniamo dalle labbra del consigliere Cioffi rispetto alle novità giornaliere che voglio dire ci sono in campo. Però oggi la discussione era, consigliere Cecchino, sul fatto di se fosse queste economie, nel momento in cui tu hai messo in campo tutti i progetti, li hai terminati, li hai collaborato, queste economie, nel caso del Comune di Casal Monte, noi abbiamo una buona parte, diciamo, 2 milioni di euro, finiti già 6 progetti su 7, il settimo è andato a gara già la ditta, quindi inizierò in questi giorni i lavori. È chiaro che le economie, nel momento in cui non sono servite per risolvere le problematiche di aumento prezzi e tariffare queste economie, è giusto che alcuni comuni che l'hanno utilizzato non potessero utilizzarli. Per cui la discussione dell'altra volta che qui abbia trovato con questa soluzione, infatti annuncio il nostro consigliere, consigliere Maggi sicuramente, però la soluzione era con queste economie possiamo finanziare progetti nuovi già al tempo prodotti nel piano dei progetti eccetera eccetera. Aspetta, non abbiamo finito, però era questa l'idea, che avessero comunque colleganza con delle altre, con l'indicazione dei tassi del tempo, quindi il piano strategico, il quarto progetto del tempo, e in più si è aggiunto
una modifica che la maggioranza giustamente non è proprio aperta, la maggioranza ha ritenuto di mettere in campo, che era quella di, e in ogni caso, anche se io ho un'economia che devo spendere, anche un nuovo progetto, magari analizzato stamattina, per dire portato all'esecutivo, è pronto comunque, presentato, che sia però, almeno questo diciamo da specificare, sempre in linea con l'asse strategica al tempo inserito. Questa è la novità, diciamo, del deliberato. È una novità che allarga di più le maglie rispetto all'idea principe che avevamo messo in campo la volta scorsa. Quindi chiariamoci, adesso approviamo un atto di indirizzo che darà la possibilità anche al comune che ha un nuovo progetto da mettere in campo, purché sia in linea con l'asse, di poterlo finanziare e portare a termine. Più o meno qui spero di aver interpretato la seconda luce, che non sia andato avanti. Grazie. Ok, grazie. Se non ci sono altri interventi, passiamo quindi all'approvazione del punto numero 10. Quindi chiedo il favore della delibera numero 10, finanziamento dei comuni e lancio di fare un progetto dei comuni per lo strategico metropolitano. Chiedo il favore all'unanimità di presenza. Votiamo anche l'unità di sicurezza dell'atto, chi è a favore? All'unanimità. Questo mi pure che ripeto, non è il sindaco Verde di Tarto, questo è il lavoro che il sindaco Manfredi ha chiesto, quella concentrazione da tutte le forze politiche in cui si è risultato, votando la legge tutti quanti insieme, il segno di grande spirito di collaborazione da tutte le forze politiche. Passiamo al punto successivo. Adozione di discipline regolamentari per lo svolgimento della procedura concorsuale unica tra la città metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli. Parere da rendere ai sensi dell'articolo 23 dello statuto. Sapendo tutti quanti che questa è materia di giunta, però il nostro statuto prevede che bisogna fare anche un passaggio in consiglio per un parere. La parola da consigliere Sorrentino. Buon pomeriggio a tutti, grazie Vice Sindaco. Allora, tenuto conto che con delibera sindacale numero 20 del 2022 è stato approvato un protocollo di intesa tra la città metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli, volto a costruire un percorso di cooperazione istituzionale per lo scambio di buone prassi ed azioni di modelli comuni di azione amministrativa, per implementare e valorizzare in modo sinergico il ruolo e le attività di governo. Con deliberazione sindacale numero 136 del 28 luglio 2022 è stato approvato lo schema di accordo attuativo al fine di regolare i rapporti tra città metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per la gestione della procedura concorsuale unica in un'ottica di economicità, celerità e trasparenza, finalizzata all'assunzione delle figure professionali individuali nei rispettivi piani del fabbisogno del personale. Dare atto che il Comune di Napoli, con deliberazione di giunta comunale numero 280 del 20 luglio 2022, ha approvato la medesima disciplina regolamentare di cui al presente provvedimento. Ritenuto necessario, vista l'ottimizzazione dei costi e per le varie economie procedurali che ne derivano, procedere all'adozione di una specifica disciplina di dettaglio, coordinata e unificata con il Comune di Napoli. Chiedo a questa assise di esprimere parere favorevole all'approvazione dello schema di disciplina regolamentare per lo svolgimento del concorso unico, con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione della procedura unica concorsuale tra comune, tra città metropolitana di Napoli e Comune di Napoli, finalizzata all'assunzione delle figure professionali individuali dai rispettivi che hanno la formazione di questo. Grazie. Ringraziamo il consigliere Sorrentino, chi mi chiede la parola? La parola al consigliere. Grazie Presidente. Allora, su questo argomento
credo che sia poco politico e molto amministrativo, quindi chiedo anche il supporto eventualmente del segretario generale. Siamo città metropolitana, siamo nell'intera parte, il comune di Napoli, lasciamo vedere che il sindaco è anche presidente della città metropolitana, è comunque un entratore rispetto a quello della città metropolitana. Insomma. Di assunzioni, di concorsi, di figure che possono praticamente essere efficienti della città metropolitana, ma credo anche del comune di Napoli, al di là delle parole che sono chiare del consigliere delegato, lei sta dicendo che se il comune di Napoli fa le procedure e la città metropolitana fa le procedure, se le facciamo insieme abbiamo un vantaggio. Io questo vantaggio tecnico e anche di velocità vuole essere spiegato e, visto e considerato che noi siamo anche rappresentanti di comuni, credo che il comune abbia, seppur in percentuale, anche lui interesse a velocizzare queste procedure, perché sono interessato a questo tipo di regolamento, sono interessato a capire qual è l'efficienza, la velocità e anche l'economicità eventualmente di questo regolamento, di questo protocollo che è stato fatto, perché credo che tutti noi dei comuni possiamo avere dei vantaggi, che sono per il comune di Napoli e non anche altri comuni, però per capire questo vorrei capire qual è l'esigenza che è di tipo tecnico, suppongo, non certamente di tipo politico, non generalizzare che ci sia un'attività politica, seppure si intrecciano molto spesso le due cose, perché poi la discutiamo, la critichiamo, la legge del Rio, e non abbiamo questo, non abbiamo quest'altro, però mi sembra che l'opzione del comune di Napoli sulla città metropolitana, in questo caso, ha un valore importante che credo che tecnicamente vada data una spiegazione al di là delle parole chiare, ripeto, chiare però scolastiche di quello che praticamente noi stiamo votando. Dietro questa relazione chiara c'è sicuramente un'esigenza che deve essere spiegata al Consiglio metropolitano. Grazie Presidente, grazie Consigliere Lucidi. La questione, diciamo, viene in consiglio, come sapete, soltanto per un elemento, perché questa è materia di auto-organizzazione e quindi sarebbe sufficiente una delibera giuntale, così come per il Comune di Napoli è sufficiente la deliberazione della giunta comunale. Nel nostro caso, come ha detto prima il Presidente del Consiglio, per vincolo statutario viene a un parere del Consiglio metropolitano ai fini poi dell'approvazione definitiva in giunta, perché la proposta è dell'organo monocratico sindaco con le funzioni di giunta. Naturalmente questa proposta è stata fatta e portata, diciamo, all'attenzione del Consiglio per adottare poi definitivamente il provvedimento, cosa che comunque questo Consiglio dovesse dichiarare oggi, approvare oggi, potrà intervenire immediatamente successivamente per le ragioni che sono state evidenziate. Le ragioni che ha evidenziato il consigliere prima sottolineo in ordine all'ottimizzazione dei processi e all'economia procedimentale, tenuto conto del fatto che entrambi gli enti sono aderenti alla delibera Formes, quindi sono associati a Formes, per questa ragione si avvalgono di questa importante istituzione, tanto che le procedure concorsuali per la legislazione, come il consigliere e Sorrentino ha fatto riferimento, dovrebbero essere concluse entro l'anno. Tutto naturalmente avverrà secondo le procedure di trasparenza e di pubblicità, per cui tutto finisce anche sul Gazzetto Ufficiale, saranno stati dati tempi congrui. Ovvio che se si tratta di fare due diverse procedure concorsuali, perché vorrei anche precisare che la città metropolitana di Napoli non aderisce alla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti, ma unicamente per quanto riguarda diversi profili di categoria C e di categoria D, cioè quindi istruttori tecnici, istruttori economico-finanziari, istruttori amministrativi e così istruttori direttivi di categoria D corrispondente. Quindi le ragioni di celerità sono evidenti, perché naturalmente
anche i fini della logistica, i prezzi, se non si raddoppiano comunque si incrementano sensibilmente, perché se devono essere presi locali diversi per produrre concorsuali diverse, aumentano. Naturalmente le economie di scala si dovranno verificare anche sulle commissioni di concorso, sulle sottocommissioni, quando è stato fatto uno studio, un approfondimento anche da parte di Fornes, che ha portato alla definizione di questo tipo, perché, come lei correttamente evidenziato, si tratta di enti distinti, ma questo non significa che due enti locali, seppur diversi, non possano concorrere allo stesso fine, ai fini proprio di economicità, anche procedimentale, di speditezza anche dell'attività amministrativa. Questo consentirà in verità a tutti i comuni dell'area metropolitana di attingere, cioè una volta che le procedure saranno iscritte o anche prioritariamente, o i comuni che intendessero di aderire possono convenzionarsi il comune o la città metropolitana e utilizzare le medesime graduatorie o i capienti, naturalmente speriamo che siano capienti, ragione per la quale tantissimi enti locali si troveranno la possibilità di assumere eccellenti funzionari, eccellenti istruttori che facciano inserire proprio finanziari senza spendere del fondo. La parola al consigliere Mocini. Grazie della spiegazione, ma molte delle cose che lei ha detto, voglio dire, erano chiare, che il fatto che possiamo attingere dal loro dice la legge, il fatto che però fare un'adesione a Fornes costa 5.000 euro, non è che costa, mi sembra di aver detto che l'adesione costa 5.000 euro, Fornes PA è comunque una piattaforma che viene praticamente utilizzata, penso, da tutti i comuni. Voglio dire, questo criterio di economicità, di velocità, di Fornes che fa questo del mestiere non mi convince onestamente, ma la ringrazio della spiegazione, ma non mi ha convinto assolutamente che ci sia un'economicità, un interesse per la città metropolitana superiore a un concorso che può fare città delle mani a CD, a maggior ragione di quello che lei dice. Che se lei dice che ci sono CD e Napoli invece fa un corso di dirigente, a maggior ragione vanno divise, vanno distinte i due concorsi. Ma chiaramente, come lei ha fatto nella premessa, quello che sto dicendo io è solo la nostra posizione, è solo di parere, per cui lei ha esordito dicendo, previsto che è il di giugno, previsto che ti sto chiedendo solo il parere, quindi praticamente il fatto che abbia visto il parere e il fatto che lei mi ha risposto per me è anche cultura, e la risposta che lei mi ha dato è insoddisfacente, quindi annuncio il mio voto contrario su tale punto. Allora, consigliere Marrazzo. Vero che dobbiamo vendere un parere, però questo è questo lo statuto. E quindi, anche se in altri enti locali ciò è previsto, lo statuto è la carta costituzionale del nostro ente, così come per il bilancio abbiamo la procedura complessa per un'adozione, poi dopo il passaggio della conferenza dei sindaci e poi la formazione finale. Anche se su tale punto vorrei far rilevare una cosa, oggi si è approvato il primo bilancio di previsione della città metropolitana di Napoli e della Manfredi senza la presenza del sindaco Manfredi, è la prima volta che da consigliere sia comunale della città metropolitana assisto a cose del genere. Ciò fa comprendere la poca considerazione che si ha della città metropolitana da parte del sindaco, ma a fase alterne, perché quando c'è, in questo caso, come giustamente ha fatto rilevare il consigliere, che poc'anzi ne ha preceduto, il consigliere Giuseppe Mocelli, no? Non nessuno comunale aderisce a Fornes, ma anche gli altri comuni della realtà. Quindi, se ne vogliamo fare qualcosa di buono, dobbiamo fare per tutti i comuni dell'area metropolitana. Noi stiamo facendo uno di tanto quello che facciamo con il mercato, lo dobbiamo fare. Chi si vuole mettere la responsabilità di farlo, lo faccia. Io dico che questa è una cosa buona, ma se viene fatta per tutti i comuni dell'area metropolitana, altrimenti non ha senso. Bisogna fare una cortesia al comune di Napoli, lo si faccia. Ma per quanto mi riguarda, io ritengo che questo stiamo continuando a sbagliare, perché io sentivo nei consigli che qualche consigliere metropolitano che
faceva parte anche della vecchia amministrazione, accusando il vecchio sindaco che l'ambito comunale era una recente. E se prima era una recente, come cosa diventa? Penso sia diventato proprio davvero una Napoli, ma non in senso negativo purtroppo, perché la città di Napoli sono circa 1 milione di abitanti. Ricordiamoci, noi rappresentiamo proprio gli altri 2 milioni. E chi come me, viene dalla provincia, io rappresento prima gli altri 2 milioni e dopo rappresento anche il 1 milione della città di Napoli. Se invece ne vogliamo, così come giustamente diceva prima il consigliere Lucini, che il sindaco di Napoli, il sindaco che legge anche della città metropolitana, che pensa di fare bello e brutto e fattivo bello anche in una città metropolitana, veramente si sta su una linea completamente sbagliata. Chi chiede la parola? La parola al consigliere. Presidente, consigliere, a dire la verità mi sembra davvero una discussione sbagliata. Noi ci accingiamo a dare un parere particolare rispetto al nostro regolamento, a un piano istituzionale che risponde tra la città di Napoli e città metropolitana a 1400 quasi assunzioni per un tempo indeterminato, fermo restando ovviamente la come posso dire, l'idoneità per ogni profilo che secondo me sia di 5 unità, pertanto si dà la possibilità di avere uno strumento che ha un minimo di 3 anni per poi come succede la storia, ovviamente si possono accedere anche a prove, avere uno strumento laddove abbiamo una possibilità di doni per quest'anno 1400 in partenza di quasi 7.000 cittadini, ovviamente mi auguro giovani ragazzi che hanno la possibilità di poter accedere ad un posto ovviamente all'interno dell'ente, non solo del comune di Napoli, una città metropolitana e non solo, tutti i comuni possono attingere rispetto a un operatore di questo tipo e in tal caso non mettere risorse degli enti che già stanno in serie di difficoltà, ovviamente e tenere anche loro procedure concorsuali, ovviamente dove è oneroso oggi ovviamente bandire una studio. Io credo che personalmente, a dire la verità, non credo che città metropolitana sia una recente, anche perché il sindaco Manfredi fino ad oggi ovviamente non ha dimostrato questo, anzi ha accolto anche non poc'anzi l'atto che abbiamo approvato il punto 10. La richiesta di un consigliere della minoranza, che lì ci ha messo anche noi nelle condizioni poi interpersonali, l'atto che ha ricevuto questo ruolo di indirizzo da parte del consigliere metropolitano, e anche lì che si nomina di apertura di confronto rispetto a una reazione d'altra città metropolitana. E tanto non credo che, ovviamente, mi dispiace se il consigliere della minoranza pensa questo, non credo ovviamente che sia così. Parlando. Poi è uno strumento importante, è una parola importante se non si dà spazio destino anche a comuni importanti in genere. Da questa parola secondo me penso, ecco, anche qui io credo che abbiamo che hanno un minimo di stati di posto ci sono, ma utilizzare anche una struttura quello del comunizzato che ha un composto, io credo che qui sarà fare anche il lavoro che esiste in città metropolitana, per la cittadinanza. Ma nell'intero c'è un mezzogiorno, il paese sicuramente parteciperanno migliaia e migliaia di cittadini. Io non so se anche qui città metropolitana ha uno spazio idoneo ad ospitare migliaia di cittadini. L'amministrazione comunale di Napoli ha tantissime strutture per poter ospitare, considerando i tempi, ovviamente ci sono le scuse, pertanto si intende anche qui di chiudere questo concorso per fine anno, perché è uno strumento disponibile, pertanto ancora assunzione da più gennaio in poi. Io credo che anche si può dare questo tipo di occasione per utilizzare più grandi a disposizione strutture e spazi, ovviamente rispondono sicuramente.
sicuramente da un bisogno tale, poi lo vedremo da qui all'inizio di settembre, quando mi viene la dimensione partecipare a questa banda di corsa. Pertanto io credo che è un atto importante, pertanto condivido veramente le scelte dell'amministrazione, pertanto che sindaco, e pertanto non lo so sarà sicuramente. Ti do la parola. Ma si deve perché lo facciamo tutti. Quindi passiamo alle repliche degli interventi. La parola al consiglio. Allora, consigliere Rossi, ma nessuno ha messo in discussione il posto di lavoro, il 400 lavoratori, ma non lo so, lei in un intervento non sarà interrogato. Io lo sto dicendo, assolutamente. Innanzitutto sono consapevole del parere. Il fatto che sia un parere non significa che non siamo una discussione. Secondo, ma lei ha fatto un intervento di quanto dura dicendo quasi quasi che magari la parte della minoranza non si vogliono fare le assunzioni. E vogliamo fare di più le assunzioni. Ma credo che sia assolutamente legittimo chiedere qual è il criterio di economicità, qual è il criterio di efficienza di fare un regolamento, di fare una convinzione tra due enti rispetto a delle associazioni che comunque viaggiano separatamente. Questa è la domanda. Perché mi auguro che possono essere 10.000, perché se dai fare i comuni magari hanno addirittura timore, e questa è un'esperienza che ho, di fare concorsi. C'è un timore rispetto alla trasparenza, rispetto alle modalità, rispetto a tante altre indagini giudiziarie che hanno portato i comuni ad avere questi tipi di problematiche. Allora, se città metropolitana è città metropolitana, e comune di Napoli è comune di Napoli, ma città metropolitana è legittimo che un consigliere di città metropolitana possa dire allarghiamo, non restringiamo, allarghiamo l'interesse di forma esempio anche ad altri comuni, chiediamo anche ai comuni, ma nella fase precedente, lei vada a fare il protocollo d'intesa e chiede. Ed è questo il modo, secondo me, questo è il momento di dirlo. Non potevo dirlo prima, tra l'altro, come ha detto il segretario, è un atto di giunta. Ma se chiediamo il parere, io credo che il mio intervento va esattamente in un'altra dimensione rispetto a quello che praticamente lei ha interpretato. Completamente d'accordo con lei, completamente d'accordo con lei. Però se il cittadino ha una funzione di indirizzo rispetto a tutti gli enti, a tutti i comuni, credo che questa funzione di indirizzo va detta in questo momento. Questo è il mio parere. Viene considerato, mi fa piacere, non viene considerato, ma non è che io dico che usciamo da quest'aula, cioè io sono contro i concorsi. Guarda, ci mancherebbe. La parola consigliere Sabino. No, io prendo spunto da una serie di interventi anche fatti dai consiglieri di opposizione e anche dai consiglieri di maggioranza. Io credo che ci voleva un po' più attenzione su questo tipo di delibera. Lo dico da, anche non solo da consigliere metropolitano, ma anche da sindaco di una città che è attualmente in dissesto, che deve ricorrere sistematicamente alla Cospel per farsi approvare gli altri funzionari, e sappiamo quali spese devono incorrere i comuni per sviluppare concorsi e di agire. Per cui credo che al di là delle considerazioni che sono state fatte anche dai consiglieri di maggioranza, nella quale non si mette in discussione i posti di lavoro, nella quale però io credo che in tanti comuni soprattutto che c'è una richiesta e una domanda molto forte, soprattutto negli anni che ha bisogno dei 92 comuni della città metropolitana, sarebbe stato più opportuno valutare se altri comuni potessero essere interessati a questa forma di reclutamento del personale amministrativo. Per cui al di là delle varie considerazioni che sono state fatte dai consiglieri di maggioranza e di opposizione, io credo che un approfondimento in più, che mi rivolgo per le prossime volte, credo che sarebbe stato più opportuno, perché anche i comuni dell'area metropolitana di Napoli hanno grandi difficoltà nel reclutamento del personale, e quindi questo tipo di approccio sarebbe potuto essere utile per tutti noi affinché potessimo dirimere questioni che all'interno nostro
sia il fatto di coinvolgere i comuni, ma anche altre motivazioni. Però penso che c'è un'esigenza da parte della città metropolitana di intervenire subito, perché quello che mi è stato detto ultimamente si è passato da 1200 dipendenti, se non erro, a 700 circa. E quindi c'è un'esigenza da parte di tutti i settori, del settore di abilità, insomma un po' da parte di tutti quanti, di avviare le procedure. Chiaramente nel momento in cui, penso, si decideva di coinvolgere tutti i comuni, c'era bisogno di allargare, quindi aumentare i tempi. Non c'era più questa velocità di, penso, un anno, dentro un anno concludere, perché ognuno doveva passare il suo fabbisogno, penso come è avvenuto precedentemente con la Regione Campania, e i tempi diventavano molto più lunghi. E penso che sia il Comune di Napoli, almeno da quello che so, che la città metropolitana hanno bisogno, urgenza immediata di personale. Poi, quando riguarda il resto, io condivido che tutti quanti siamo nella stessa situazione. Però penso che c'è un'esigenza di accelerare il più possibile, perché coinvolgere tutti i comuni in questo momento della provincia di Napoli, quindi della città metropolitana, penso allungare i tempi. Quindi io, come Napoli metropolitana, sono d'accordo ad andare avanti così. Grazie. La parola al consigliere Cioffi. Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutti gli intervenuti. Potrà forse sembrare anche ripetitivo l'intervento che faccio, ma va appunto nella direzione di voler rimarcare un'esigenza vitale per il nostro ente. Il discorso di avviare le procedure attraverso anche un sistema più lento per una necessità. Siamo arrivati al punto che all'interno degli uffici, che sono il motore bussato, la macchina amministrativa, ci si ferma su delle pratiche proprio perché c'è mancanza di personale. Allora, anche se stiamo parlando di un regolamento, anche se è vero che lo Stato Rosso prevede che sia un passaggio prettamente di carattere costruttivo, ma credo sia necessario avviare questo processo e di fare in modo che sia il più possibile a un ampliamento del locale. Presidente, lo sappiamo, ci sono detto anche in altre occasioni, no? E in maggioranza, ma anche all'interno delle regioni. È un passaggio necessario e dobbiamo fare in modo che il prima possibile possano essere tutte le procedure concorsuali necessarie. Lo dissiamo già all'interno di un altro intervento, non faccio riferimento soprattutto al discorso di edilizia scolastica per gli uffici del convegno, ma vedo che è un problema grosso di tutti gli uffici della città metropolitana. Quindi io ringrazio praticamente per questi passaggi, ma doverosi anche, e spero che il prima possibile si possano avviare tutte quelle procedure concorsuali necessarie. Grazie. La parola al consigliere Tito. Grazie Presidente. Anch'io ho ascoltato gli interventi da parte dei colleghi. I temi che trattiamo sono due. Nessuno mette in discussione che la macchina del metropolitana dobbiamo assumere, perché se non vado errato dal piano attualmente in servizio dei dipendenti della città metropolitana, abbiamo 685 giudizi, se non sbaglio. C'è un piano della pianta organica molto aggressivo, perché si dà la possibilità di mettere in modo un meccanismo della città metropolitana. Però i temi sono due. Un punto che siamo tutti quanti d'accordo per l'assunzione da fare in città metropolitana. L'altro punto è la procedura. Questa procedura ci permette a noi di velocizzare i tempi, e questo è il tema, perché io penso che ognuno di noi sul piano delle assunzioni siamo tutti quanti d'accordo. Cioè, noi valutiamo se questa impostazione sia più veloce oppure c'era un altro pezzo. Quindi è un dispositivo amministrativo che di intervento politico, dove il segretario potrebbe illustrarci almeno la proposta e farci capire quale direzione sia più consona e più semplice per il raggiungimento degli obiettivi.
anche perché lo sappiamo tutti che c'è una mancanza di personale. Allora il tema è un altro, anche quando facciamo delle scelte, caro segretario, nel momento in cui si autorizza e si dà opportunità a dipendenti della città metropolitana di poter occupare altri spazi e altri luoghi, mentre dall'altra parte c'è una carenza forte del personale, noi abbiamo un problema, caro segretario, perché prima di fare delle scelte io metto in modo la macchina, la faccio funzionare e poi decido di fare determinate scelte oppure autorizzare al personale da andare in altri luoghi, perché immagino anche oggi che c'è in aula l'ingegnere Gaudino con la direzione strategica e tanti temi che intratta l'ingegnere Gaudino, se andiamo all'ufficio Gaudino ci accorgiamo su alcuni temi che dobbiamo parlare. Una volta con l'ingegnere Pasquale Gaudino e una volta possiamo parlare con Gaudino Pasquale, l'ingegnere. E poi c'è un tema, caro Buongiorno Sindaco, c'è anche un altro tema, caro segretario, e va fatto un ragionamento più profondo, anche sul discorso delle valutazioni. C'è chi ha tanti servizi e viene valutato, perché su 100 ne fa 99 sul sistema e viene valutato sui 99. C'è chi ha un servizio che porta a termine il risultato e viene valutato per 100. Quindi c'è un modo di ragionamento generale di parlare delle cose, perché è semplice. Sul tema siamo tutti pronti a tutti, le assunzioni vanno fatte. Questo è il modo, e lo chiedo al segretario, chiedo un suo intervento, che al direttore del primo schiede, perché siamo una parte politica e deleghiamo la parte amministrativa tutte le azioni provvedentiche per le assunzioni. Questa sarà la parte più semplice e veloce per garantire nel più breve tempo possibile all'ente di avere risorse. Lei deve convincere su questo, caro segretario. Grazie Presidente, grazie Consigliere Pinto. Come sapete, oggi all'ordine del giorno il processo a questo punto c'è anche un altro punto che riguarda la verticalizzazione delle posizioni dei dipendenti, e credo che questa amministrazione stia garantendo in parallelo non solo un approvvigionamento consistente e evocato del piano del fabbisogno che ha approvato il sindaco per le opere monocratiche, che è stato precisamente legato alla delibera di consiglio, non solo di adozione ma anche di approvazione di questa sera, ci sono circa 200 unità personali che devono essere assunte in un periodo strettissimo, tanto che per il nuovo anno ci dovrebbe essere un approvvigionamento molto forte di categoria C e di categoria D, di profili professionali tutti complementari, anche il consigliere Sorrentino prima ha fatto cenno, sono istruttori, abbiamo detto, tecnici, sia istruttori direttivi di categoria C e D, diversi profili professionali, quindi tecnici, finanziari e anche naturalmente amministrativi, che andranno a sostenere le linee programmatiche di mandato, il dubbio che voi avete appena approvato e il bilancio che avete appena approvato. A questo la nuova amministrazione ha fatto anche una cosa totale, perché io sono qui da 7 anni ed è la prima volta che vedo, per esempio, con l'intervento del vice sindaco, se lo ricordo male, del rapporto con le organizzazioni sindacali e l'intesa con il sindaco come capo dell'amministrazione, si portano per esempio ben 3 da 3 a 18 verticalizzazioni da C a D, cioè stiamo parlando di ascensore occupazionale. Quindi questa amministrazione non soltanto approvvigiona fortemente l'organico e l'integra, credo storicamente non sia mai avvenuto che un'amministrazione del nostro livello integri di oltre il 20% di un solo corpo da quale organico di fatto, perché la grande organica, come sapete, non esiste più la legge, non esiste più organico di fatto, più grande la bisogna. E poi c'è un numero consistente, molto forte, di verticalizzazioni da C a D e anche da B a C. Soprattutto il livello di management, come sapete, è 18 persone
potranno vedere riconosciute le proprie professionalità e diventare istruttori in direttiva, comunque di fatto funzionali a tutto il mondo a vantaggio della città metropolitana. Credo che questa intenzione di fiducia, questo riconoscimento del personale che non viene riconosciuto soltanto per ruolo, non soltanto della funzione, ma anche nella percezione del proprio ruolo nell'ambito dell'organizzazione, favorirà moltissimo la crescita di questa città metropolitana e ci sarà un beneficio consistente anche per la comunità. Grazie. Chiedo scusa, segretario, io vi ho anche chiesto termini amministrativi, perché ha spiegato un po' bene la cosa di quello che facciamo, permette che ci sia stata questa convenzione, no? Perché la politica dà degli indirizzi, no? Diciamo poi i funzionari servono degli indirizzi, quindi è stata volontà del sindaco, no? Di dare un impulso alla macchina amministrativa. Io le ho posto, ma non prima che pongono gli altri consiglieri metropolitani. Se non con questo procedimento di recarci a fondo, come comunità, acceleriamo tutte le procedure. Sono temi che hanno posto i consiglieri, quindi in una volta consigliata è importante sciogliere tutti questi dubbi ai consiglieri, perché dobbiamo essere convinti, io sono convinto di votare la delibera, però c'è qualcuno che ha posto lì. E sarebbe opportuno, dall'alto della sua capacità amministrativa, togliere quei dubbi a quelle richieste che hanno fatto i consiglieri della comunità. E solo lei ci può fare. Allora, buongiorno sindaco, anzi buon pomeriggio. Devo dire la verità, da questo lato abbiamo posto meglio, perché alla fine mi sento un po' leggermente più libero di poter esprimere pensiero. Allo sindaco di Sotto voglio ringraziare perché lei, come ben sai, qualcuno ha detto che lei non è venuta neanche ad approvare il bilancio. Sapendo che lei è stato un ministro e quando lei entra che dalla mattina alla sera fosse va giocando oppure va facendo come fosse facendo in precedenza, ma purtroppo la comunica anche in queste cose. Sappiamo quanti sono, però siete stati più veloci del mio ritardo, grazie. Esatto, quindi ed è giusto che si sappiano queste cose, che si dovrebbe leggere. Comunque, a prescindere da questo, io penso che gli interventi fatti da tutti i consiglieri metropolitani, a prescindere dal colore, siamo andati quasi tutti quanti nella stessa direzione, perché io non sono le assunzioni sì, le assunzioni no. Anzi, tutti quanti, in modo congiunto all'interno di questa assise, hanno detto noi vogliamo assumere, perché la forza motore di questa amministrazione sarà il personale, perché il valore è più importante del nostro momento. Quello che si sta chiedendo dentro di base la discussione, caro sindaco, segretario generale, perché per te, e secondo me questo conosce bene il dottore Chianese, perché lui è curato rispetto a questo procedimento. È che c'è un'economicità? Sì. Perché c'è un'economicità? Perché nel momento in cui noi fruttiamo una cosa per 100, una cosa per 1000, e se per caso il comune di fa l'assunzione per ciò che fa 3000 domande, 4000 domande, sempre per l'orario di confronto, come siamo andati avanti? In quota locale. La città metropolitana sosterrà i costi in quota proporzionale rispetto alle persone che non assumono, che faranno 100, io spero che facciano 100.000 domande, perché significa 100.000 domande, significa che sarà un mezzo di tanti giorni che voglio venire, vogliono cercare di essere assunti e sono tutti giovani che veramente vogliono dare un contributo e spero che questa famosa concorso, perché ormai il domani pubblico stiamo parlando di 200-300 assunzioni che sarà un patrimonio della chiesa, una vita capitale per tutti più dell'amministrazione. Ciò non toglie, dico da egoista, io non partecipo, comune, come non partecipo, caro signore, vi chiedo se per caso ci potete dare la valutazione del fatto di quanto le caro. Non spero. E quindi questa questione di associarci a tutti questi comuni. Ma è un'unica che non sbaglio pure, tra virgolette, di fatta maggiore che si prende il c'è il potere a fianco, come facciamo poi chi era titolata a poter nascere tutti i comuni?
detto bene anche il segretario generale, stiamo facendo un piano straordinario di centinaia di assunzioni, centinaia, quasi 70-80 verticalizzazioni, quindi che poi non ci sono che il consigliere sottoscrive il lavoro brillante che ha fatto. Questo è quello che stiamo facendo, non stiamo facendo nient'altro. Quindi oggi questa materia, se per caso non c'era questo statuto, ma niente lo quale non potevamo stare questo passaggio, perché materia di giù. Quindi essendo materia di giù, non è competenza del consiglio. Questo è solamente perché nel nostro statuto prevede che dobbiamo portare una conoscenza che, ma se volessimo molto ne passo con me perché non significa che vincolare. Quindi il concetto di questa cosa qua, quello che mi accoglie, lo spirito da parte di tutti quanti, è quello di dire bene. Spiegateci se c'è quella economicità, c'è quella convenienza, ma se mi rimane, se possiamo assumere più, assumiamo di più da quello che ho sentito da qui, sotto questo punto di vista, dobbiamo andare avanti, dobbiamo correre più per il possibile di uscire in gazzetta questi atti, questi concorsi, affinché in tempi non biblici, perché io conosco il suo pensiero, conosco anche la sua domanda, quindi il 5 gennaio, il nostro obiettivo è quello di risolvere, già siamo qui a lavorare in questa epoca, quindi stiamo parlando di un'operazione straordinaria, in tempi certi, ma nello stesso momento anche di rispetto delle regole, quindi stiamo parlando della più grande trasparenza che possiamo avere. Grazie, signor. Scusate che mi sono invitato, sono entrato come consigliere e io stavo facendo questa riflessione giusta sul concorso. Il bando dovrebbe essere pubblicato il 9 di agosto con una scadenza l'8 di la legge prevede 30 giorni per la presentazione del bando. Sicuramente dal punto di vista dell'economicità, in questa maniera, la stima che abbiamo fatto è che ci saranno tra le 80 e le 90.000 domande, questa è la stima che abbiamo fatto. È un concorso che costa molto, che però chiaramente sarà essenzialmente sulle risorse del Comune di Napoli, lo pagherà perché ha più, diciamo, molti più posti messi a concorso. Credo sia di circa l'80% del comune del 2014. Sono stati previsti molti profili, anche molti che nella città metropolitana non ci sono, e è stato deciso insieme, insomma, anche perché abbiamo fatto monitorare la funzione pubblica Roma e l'altro, perché così insomma avevamo un bando sicuramente blindato. È stato previsto che il numero di droni sia 5 volte il numero dei posti messi a concorso. Questo consentirà praticamente una, diciamo, se ci saranno più delle persone meritevoli, circa 7.000 donne, perché sono 1.300 esattamente. Qualche sindaco negli ultimi giorni mi ha chiamato, dicendo ci possiamo aggregare anche noi, o se no, invece ho detto. Fare un'aggregazione in questa fase avrebbe determinato dal punto di vista burocratico una complicazione enorme, però chiaramente c'è la disponibilità del comune che è il capofino, che ha accettato le novità, voglia di aprire delle graduatorie ai sindaci che vorranno attingere, perché questo può rappresentare un volume ovviamente per tanti comuni, se hanno la necessità e vogliono fare, di poter prendere il personale. Assoluta autonomia sono necessari. Quindi in maniera tale sicuramente sarà un concorso super trasparente, noi non insomma, faremo di tutto, quindi se è così assolutamente poco discrezionale, cioè basato essenzialmente sul anche perché non sono stati previsti la votazione di giugno, c'è stato una cosa che è previsto come legge, e la nostra ragionata, ovviamente quella che noi abbiamo intenzione, avendo se altro che si concluda tutto il tempo di dicembre, questo è l'obiettivo. Non è un'operazione facile, però è già stato, già sono stati rilevati gli spazi per il concorso, una macchina dovrebbe funzionare, però questo chiaramente dipenderà dalla capacità organizzativa, insomma ovviamente da quello che si riuscirà a fare. Insomma, sono abbastanza fiducioso che questo si possa realizzare, questo non è un concorso civico.
Sindaco, grazie per averci ben chiarito la questione. Ovviamente la nostra discussione è nata proprio che magari nel momento in cui questo discorso di riforma SPA nasce più di qualche mese fa, perché mi sembra di aver letto la decisione di riforma SPA più di qualche mese fa. Questo potrebbe essere un monito, non un monito, una raccomandazione per il futuro, visto che lei già, la sua onestà intellettuale ha chiaramente detto, ci sono dei sindaci che mi hanno chiamato perché volevano appunto... Sì, devo dire che mi hanno chiamato una settimana fa. Quindi praticamente la discussione nasce proprio da questo tipo di attività che magari nel pensare il protocollo tra Città Metropolitana e il Comune di Napoli, magari pensavo anche nella fase veramente principale, pensavo di allargare un invito anche alla comunità. Da qui è nato il ragionamento. Poi mi rendo conto che se lei dice 9 agosto, mi rendo conto che anche se fosse arrivata la telefonata 20 giorni fa, probabilmente nemmeno ci sarebbe, però per il futuro tutto ciò che praticamente fa il Comune di Napoli, pensiamole anche per altri comuni, ma per gli inviti, poi sarà i sindaci che magari vogliono fare loro un concorso o vogliono aderire ad altre piattaforme, è una scelta poi da loro. Grazie molto. Io sono perfettamente d'accordo con quello che tu dici. Chiaro, abbiamo fatto un lavoro molto, diciamo, veloce, no? Perché devo dire come comune avevamo l'esigenza di fare subito un'assunzione. Chiaro che noi più facciamo una cosa che vale per tutti i comuni della Città Metropolitana, meglio, come sapete che questa è la mia idea. Chiaramente in questa circostanza noi apriremo tramite una convenzione, garantiremo l'accesso a tutti i comuni che possono accedere alla graduatoria. Questo è il motivo per cui abbiamo anche fatto un numero molto alto di domande. Ho chiesto proprio la funzione pubblica, ciò abbiamo fatto di fare con la validità della graduatoria per 3 anni. Questo consente di avere un polmone di assunzione. Noi abbiamo fatto quasi tutti i profili, insomma, cioè quelli che servivano, sono molti profili, sia tecnici, che amministrativi, informatici, sicuramente c'è un impegno per andare a girare la propria chiamata di chi è disponibile. Quando poi riuscite, insomma, abbiamo alla fine un plafond, se ci saranno delle persone valide, 7.000 persone. Scelte su una platea molto ampia, quindi questa anche garanzia di qualità, trasparenza, di partecipazione, ci abbiamo per tanti giorni sono partecipati, questo può rappresentare un percorso per tutti. Poi, se le cose come mi auguro vanno bene, adesso questo è un esempio, come lo so, ci organizziamo in maniera anche partecipata, perché far coinvolgere volevano le delibere dei consigli comunali, non i regolamenti di assunzione, non erano coincidenti, cioè quindi cioè, insomma, non è un'operazione molto semplice, anche la sincronizzazione dei CD tra comune e città metropolitana non è stata una cosa semplice, perché sono tutti quelli che si trovano, però chiaramente con l'accesso alle graduatorie possiamo sentire i comuni, insomma, di così, comunque scegliere, questa è una cosa che sarà molto grande, dico anche che tutti quei presenti si diffonde al massimo la partecipazione al concorso, più si diffonde. Più opportunità, più persone che vorranno accedere a tutto quello che vanno fatto. Quando se si rivolge esaurireremo, cioè se esauriamo le graduatorie, facciamo un altro concorso. Può darsi che in alcuni profili è possibile, trovare dati informatici, dati ingegneri, ma non è semplice. Il concorso che viene andato appunto di ci sono state pochissime partecipazioni. Favorevoli, approvato il governo.
immediata eseguibilità, contraria, astenuti, favorevoli. Provate a venire voi per farci capire, grazie. Grazie. No, ma è stata la combinazione del tuo intervento e della mia risposta, credo, quindi... È stata convincente. No, è la realtà, è una operazione, è un concorso che costa 4, cioè alla fine costa quasi 4 milioni, 3 milioni, 3 milioni, cioè è cioè un concorso che costa, farlo, quindi lo facciamo una volta, per tutti quanti, qua che comune in aula, è un amico, quindi prega per questo. Però mai, in 5 minuti di intervento avrebbe dato mezz'ora di più. No, questo è stato raccontato i fatti come sono stati. Ma chi era quello là cattivo che ha detto che era quello che ha preso il bilancio? Ma no, perché eravamo che nominassero un po' di fornito. No, 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 sono arrivato. Era la parte con il buone cattivo. Solo per dire che noi avremmo votato a favore anche senza la sua presenza. Allora, siamo al punto 12. Adozione del regolamento della disciplina delle protezioni verticali riservate ai dipendenti della città metropolitana di Napoli. Parere da leggere ai sensi dell'articolo 21. Prego. Il vostro ovviamente delegato segretario, così sapete, prego. Grazie sindaco e benvenuto. Nei mesi scorsi si sono tenuti diversi incontri con le varie sigle sindacali, tra i vari punti oggetto di discussione, nei vari punti si è parlato anche del regolamento che disciplina le protezioni verticali interne alla città metropolitana di Napoli. Alla luce di quanto emesso da questi incontri, tenuto conto che il DL numero 80 del 2021, convertito con modificazione dalla legge numero 113 del 6 agosto 2021, all'articolo 3 ha modificato il comma 1 bis del richiamato articolo 52 in merito alle rotazioni tra le aree, disponendo tra l'altro che va basata una riserva del 50% delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno, le progressioni tra le aree e nei piani locali, anche tra le qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva, conseguita dal dipendente degli ultimi anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area all'esterno, nonché sul numero e sulle tipologie degli incarichi investiti. Visto il parere rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, concernente l'applicazione dell'articolo 52,1 bis, in base al quale nel suo insieme la revisione normativa è volta a delineare una disciplina idonea a valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione, senza rinunciare al rigore che necessariamente deve connotare uno sviluppo di carriera. Volontà del legislatore è quella di elaborare il percorso di crescita degli interni dell'amministrazione con una serie di parametri rappresentativi del processo di un livello professionale, la cui adeguatezza viene assicurata attraverso l'individuazione di una serie di requisiti che rendono attuabile il percorso di sviluppo professionale delineato dalla legge. Ritenuto quindi necessario procedere all'adozione del regolamento delle professioni verticali, che si articolerà nelle seguenti fasi. Faccio giusto una breve articolazione. Approvazione dell'avviso di selezione con determinazione del dirigente coordinatore del personale. Acquisizione delle domande di ammissione. Ammissione ed esclusione dei candidati. Nomina della commissione esecutrice. Poi c'è la valutazione dei titoli, che dopo i vari punti sindacali abbiamo cercato di rendere quanto più oggettiva possibile, dando massimo 13 punti per i titoli di studio, 22 punti in base ai titoli di servizio e competenze professionali e 15 punti in base alle performance dell'ultimo triennio. Faccio giusto una considerazione che in tutti i giorni ci è arrivata una nota dalla una delle sigle sindacali, ovviamente noi non siamo chiusi, andremo a valutare se c'è opportunità di dare ancora spazio, anche se riteniamo molto oggettiva questo tipo di valutazione sui titoli. Poi ci sarà l'approvazione delle graduatorie e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Per tutto quanto appena esposto, fino a questo civico consesso di esprimere parere favorevole all'approvazione del regolamento per la disciplina delle protezioni verticali,
di serbare i dipendenti della città di Napoli, ai sensi dell'articolo 20 del nostro statuto, che rappresenta il tassello successivo all'approvazione di giunta del piano del fabbisogno del personale, che palesa la sempre più la volontà di questa amministrazione di valorizzare il proprio personale. Grazie. Grazie consigliere, volevo ringraziare il consigliere Sorrentino per il lavoro che ha fatto, che sta restando un lavoro non solo molto attento ma anche molto equilibrato. Grazie. Non so se ci sono interventi sul punto o possiamo passare direttamente alla votazione. Prego. Sì, no, io volevo solo una cosa, visto che io ho fatto qualche interrogazione sulla personale. Quando voi interloquite con dei sindacati, se è possibile ovviamente, fare partecipi anche voi di qualche discussione, perché anche io ho chiesto che volevo un incontro con i sindacati, giusto per chiarire determinate cose e tutelare anche i dipendenti, giustamente, visto che diciamo la mia Lanza è poco rappresentata, perché così ci avete definito, anche con i sindacati, giusto avere un discorso anche con noi, se ovviamente lei è disponibile. Ma io penso che noi abbiamo il consigliere Sorrentino, se diciamo che ha questa delega personale, se coinvolgiamo in questa riflessione con un po' di minoranza, mi sembra una cosa positiva sicuramente. No, perché poi diciamo ultimamente leggendo un po' pure qualche cosa che ha fatto qualche capo dirigente di Cosarno, che ha bisogno di aiuto, che ha corto di personale, ma giusto per chiarire un po' l'idea a tutti, io voglio dare più in fondo alla discussione, perché visto che è un ramo dove si opera tanto e ha tante responsabilità di ingegneria, voglio capire effettivamente, visto che lui ha fatto una nota molto pesante, dove si andrà a parlare questa cosa, e quindi chiedo al consiglio che se si fa una riunione con i sindacati, il sottoscritto capogruppo della Lega vuole essere invitato. La ringrazio. Va bene, grazie. Allora procediamo, se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione. Allora, contrari, astenuti, favorevoli, immediata eseguibilità, contrari, astenuti, tutti favorevoli, approvata all'unanimità. Abbiamo il vice sindaco, che sta meglio là, perché non viene qua, se mi viene male aiutare il lavoro un po'. Ma sindaco, scusi, posso? Prego, sindaco, mi devo. Io stavo... Ma sindaco, io... Scendo alla recendo, poi prendo la vetropolitana e vengo qua via dove il problema non
persone della mia famiglia in macchina che ho litigato con qualche ispettore della polizia metropolitana. E questo non va bene, perché io vengo alla città metropolitana perché prima di tutto io rappresento una comunità che è quella della Lega, unico eletto capogruppo della Lega, che mi hanno votato solo circa 40 consiglieri, tra consiglieri e sindaci. E se, se devo essere umiliato e magari passare pure per quello là che litiga con qualcuno, così non va bene. Ecco perché io la stavo aspettando per chiarire questa cosa, perché in questa sede io voglio sapere se quel discreto, se no io parcheggio la macchina dalla città, la rimando là e là, e là la faccio morire. No, ma su questo hai ragione. Perché? No, no, sì, no, lo finisco, io ho preso tre multe. No, già l'ho pagate, già l'ho pagato. Allora, oltre a venire gratis, sto mettendo un'aggiunta vicino con le multe, no, senza dire niente a nessuno, però mi sembra opportuno che in questa sera noi chiariamo questa cosa. La ringrazio, sindaco. Ma dunque faccio mia la tua preoccupazione per la tua soluzione. Adesso chiediamo, dice sindaco, sì, allora, a parte gli effetti gravosi dell'aria, questa manifestazione di dissenso rispetto alla situazione della parte della conferenza di capigruppo, dico che non è che quando ci vediamo solo queste cose sono fatte in aranza, assolutamente. Abbiamo già risposto alla direttiva, firma del sottoscritto, la regente di organi istituzionali proprio per fare la verifica su questo, in quanto ci risulta che siano più permessi di lasciare, ma chi dico che devo avere questa autorizzazione sui consiglieri per la metropolitana e i dirigenti. Facendo questa verifica, quindi faremo una verifica da sottoscritto delle autorizzazioni che stanno per lasciare, e quindi eventualmente nascere un patologino in modo tale da diversificarsi rispetto ai precedenti, perché ci risulta anche che forse alcuni dipendenti tengono questi tipi di autorizzazioni, allora faremo una modifica di tutta la storia precedente. Quindi avremo delle nuove autorizzazioni, dei nuovi tagliatini, in modo tale che facendo la verifica di quanti sono i consiglieri di lavoro, quanti sono i dirigenti e il gabinetto, ci saranno dati gli anticorpi per tutti. E quindi poi sarà più comunicata anche alla polizia di metropolitana di effettuare più controllo per non consentire che quegli stati che sono dedicati alla città metropolitana possono parcheggiare anche altre persone, oppure anche alcuni dipendenti della questione di acqua, perché c'è anche questo tipo di azioni che stanno facendo adesso. Quindi non è per parlare, ma brevissimo, se non sbaglio c'è il pronto giusto, dottor Fremo, stata direttiva, quindi la devo solo firmare, quindi mettere in esecuzione quella manifestazione che lei ha fatto, a prescindere dalla verità, i consigli già ce l'erano operati, perché quando parla lei che parla di questo, noi decidiamo e cerchiamo di vedere incontro a tutti i consigli della verità. Del servizio di trasporto pubblico locale di competenza della città metropolitana di Napoli.
consigliere delegato Barrello. Grazie sindaco. La legge regionale numero 3 del 23/2002 ha disciplinato il trasporto pubblico locale, attribuendo alle province, oggi a città di proprietà, compiti di amministrazione del TPL e territorio di riferimento. La riforma del trasporto pubblico locale, fissata dalla norma statale, stabiliva per l'11/2003 il termine per l'affidamento di tutti i servizi attraverso procedure di gara, prevedendo però che durante il periodo transitorio sarebbe stato possibile mantenere in vita gli affidamenti esterni. Pertanto, la Regione stipulava con le imprese individuali di concessione regionale relativa ai servizi di TPL un contratto di servizio ponte per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale, avendo decorrenza da 1/1/2003 e terminato 1/1/2003. A seguito delle date in vigore della legge regionale numero 3/2002, la provincia di Napoli è subentrata alla gestione diretta della delega in materia di TPL, provvedendo pertanto a limitare e pagare i corrispettivi relativi ai servizi svolti dalle aziende ritrovate in contratto di servizio. La successiva legge regionale numero 5/6/2013 ha individuato la regione quale organo unico di governo del TPL regionale e, modificando la legge regionale numero 3/2002, ha sottratto ai enti locali le competenze in materia di amministrazione e di pianificazione del TPL, conservando organicamente la residuale funzione di programmazione. La Giunta regionale, in considerazione delle funzioni di governo del trasporto pubblico regionale attribuita dalla legge regionale 5/2013 e successive modifiche di integrazione, ha attivato la gara per affidamento in concessione per la durata di 10 anni dei servizi minimi del TPL su gomma del bacino regionale, disponendo la città metropolitana di Napoli prosegua nella gestione dei contratti di servizio di competenza per tutti i periodi interessati, alla conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma del bacino regionale. Ciò previsto, dovendo la città metropolitana continuare a gestire i contratti del servizio, risulta necessario prevedere un adeguato sistema di vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico, laddove per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincolo determinati in sede di affidamento, articolo 31, comma 1 della legge regionale 2002. Con regolarità della Regione Campania, numero 3/25/2005, la Regione ha fornito gli atti di indirizzi per le attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in costanza del vigente assetto amministrativo dell'ente, con diverse determinazioni dirigenziali, è stato organizzato un servizio ispettivo in materia di PPL con personale interno alla ex direzione della pianificazione dei servizi e delle reti di trasporto, stabilendo per un principio di parzialità e trasparenza dell'azione amministrativa che il personale che prescriveva l'attività istruttoria relativa ad aziende di trasporto, secondo quanto previsto dalla linea guida NAFTA per la prevenzione della corruzione, non operasse anche in corpo dei cittadini, tanto era possibile quanto a questa direzione era assegnata addirittura a 3/2003. In tempo alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ente, al quadro di un'operazione del sito metropolitano, numero 113/26/23/2001, e dalla conseguente riorganizzazione generale del personale metropolitano, è stata istituita la direzione mobilità, con compiti e funzioni esclusivamente in materia di TPL, il cui numero di dipendenti organico da poter destinare all'attività ispettiva in oggetto è tale da rendere possibile il controllo sull'attività di TPL. In tutto sono 7 dipendenti, di cui solo 2 potrebbero svolgere attività di controllo. Pertanto, anche in base a quanto previsto dal regolamento regionale, è necessario estendere la richiesta di disponibilità all'espletamento dell'attività di vigilanza a il personale dell'ente, in quanto occorre un numero di unità sufficiente a garantire la periodica e necessaria rotazione all'interno dello stesso servizio ispettivo del personale. La direzione mobilità ha proposto l'attivazione del servizio ispettivo in oggetto e dando l'obbligazione di un avviso pubblico rivolto a tutto il personale dell'ente, previa adozione
dice tutti saranno reclutati tra il personale di categoria B, C e D. Fermo l'esame, i dipendenti di categoria B svolgeranno compiti di assistenza e collaborazione. Gli ispettori saranno organizzati in squadre composte di 9 da 2 dipendenti, di cui almeno uno di categoria C o D, che variano i porti in porta a fine di assicurare una rotazione degli abbinamenti. Agli ispettori vengono attribuiti compiti di controllo, tutti, sul rispetto dei nomi di esercizio e di tutte le altre condizioni e vincoli determinati in sede di affidamento a qualsiasi vita delle imprese di trasporto, sul rispetto degli obblighi tariffari, sugli obiettivi fissati dall'impresa affidataria dei servizi per la gestione degli standard di qualità, sul rispetto della carta della proprietà e sul rispetto funzionale degli ambienti di lavoro. Resta fermo che al personale incaricato dell'ufficio tecnico il DPL rispetto in via esclusiva di tutte le funzioni rispettive di regione tecnica. In virtù di quanto supercitato, condisco a cui mi rivende ai colleghi al Consiglio, innanzitutto come pensamento l'amministrazione Manfredi e la maggioranza della Provenza Città per l'organi ha potuto affrontare vertenze spinose in materia di DPL. Sin da quando ci siamo insediati abbiamo tenuto prioritario il ruolo del trasporto per favorire la conversione green e ridurre gli spostamenti da parte dei cittadini con mezzi inquinanti. Oggi, attraverso questa delibera, diamo mandato agli uffici competenti di individuare, attraverso un avviso pubblico, risorse umane dell'ente disposte a coprire l'incarico di ispettori per la vigilanza sul servizio di DPL. Tale provvedimento è del tutto prioritario in quanto è prerogativa di questo ente per organo fornire servizi efficienti, efficaci e adeguati. L'albo degli ispettori che devono seguire secondo l'obiettivo di rimediare i problemi e la recente riorganizzazione della pianta organica, e questo sindaco ne tenga conto, ha creato, considerato che 31 dipendenti prima assegnati alla direzione dei trasporti sono scorgenti altre che la rimangono e sono disturbati in altre direzioni. Pertanto chiedo a questo consiglio di approvare questo lavoro. Grazie. Grazie al consigliere Borrelli per il lavoro su questo tema e come per quello che illustrava. Io insomma anche questo argomento ci fa emergere come sia necessario riguardare un po' il tema dell'organizzazione amministrativa dell'ente e le modifiche che sono state fatte nell'ultimo periodo della vecchia legislatura, consigliatura, hanno creato degli squilibri rispetto ai servizi molto significativi. Quindi approfittando del buon reclutamento che abbiamo con concorso e anche l'occasione di vedere un po' l'organizzazione dei servizi e anche l'attribuzione delle risorse umane che devono essere proporzionali a questi pesi che vengono di fuori. Quindi questo insomma è una cosa di cui dobbiamo prendere insomma riferimento. Allora non so se ci sono degli interventi su questo punto, consigliere Luce. Presidente, grazie. È stato un piacere di salutarla. No, volevo solo sottolineare che volevo esprimere il nostro voto favorevole rispetto a questo regolamento. Credo sia un momento particolare, importante per il sistema di attività del trasporto pubblico, che è stato nei tempi scorsi un po' tra la grande ruota dell'attività della città metropolitana, invece è un momento del rilancio degli investimenti, della responsabilizzazione della struttura e di tenere conto dei tantissimi dipendenti che veramente danno anche una condizione abbastanza particolare, per cui sono favorevole, siamo come Forza Italia favorevole a questo regolamento. È un'occasione per il Presidente per farle ricordarle, stavo dicendo richiamo, per ricordarle che giustamente i regolamenti, ecco, se non sono queste le attività delle commissioni consigliari, proprio il cardine del nostro lavoro, se vi fosse stata già nominata in questo tempo che un po' abbiamo perso, come dice la verità, poi dopo diciamo che fine settembre, poi dopo diciamo che ci saranno è il momento di costituire queste commissioni, perché è il frutto del lavoro proprio nostro, consiglieri comunali, può essere solamente esplicitato.
questo lavoro. E proprio i regolamenti sono, come devo dire, la panacea, sono la vera, il vero nostro lavoro, perché se ci vuol dire anche questo, dobbiamo portare le cose in consiglio di comunità, cioè noi abbiamo tante altre cose da fare, ma vorremmo lavorare anche a questo. Quindi ribadisco il nostro voto favorevole, sottolineando, mettendo in evidenza che è il momento urgente e non dobbiamo pensare poi a agosto e poi tutta la nostra area, che ripeto, siamo veramente
monitoraggio della situazione, anche che ci confrontiamo con la regione, per capire il livello dei servizi insieme al consiglio. Vai avanti, buono. Io volevo dire a proposito di questi video, sto ragionando di parlare con la regione su queste cose, poi mi hanno parlato di dire, poi se la sua i suoi interventi, si rimanerà nel 3 settembre, c'è questa unificazione AI3A, dove tutte quelle linee che sono state sottratte, che adesso sono state soppresse, verranno veramente attivate all'inizio di settembre. Stavo cercando gli autobus che sono arrivati giorni fa, più giorni fa, e qui c'è il discorso del finanziamento che abbiamo in concomitanza con la regione qua. Quindi è un giusto circostanza, non è solo di fatto, ma c'è un discorso di interpellare. Quindi diciamo che serve un suo intervento, deve dire qualche inizio di settembre ci sia finalmente l'inizio di scuole, partiranno con queste linee del trasporto. Va bene, grazie. Allora, io volevo solo ricordare che giustamente come dice il sindaco siamo agli anni 40, anzi siamo ancora peggio, perché se il nostro governatore della regione Campania dice che i trasporti sono così fiorenti, noi che siamo a città dove vogliamo, non vedo che possiamo dire da come dice il nostro governatore. Quindi io chiedo prima di tutto un tavolo, ovviamente come opposizione teneteci sempre informati sulle questioni, sempre a piacere confrontarsi con l'opposizione, che è sempre una cosa buona e roba male, perché non possiamo venire il Consiglio metropolitano a discutere di un regolamento fatto dalla dottoressa che noi leggiamo a casa con un fatto di difficoltà, che non potessimo confrontare in una sede appositamente per queste cose. È vero che regolamento, però c'è qualcosa da aggiungere, che qua non possiamo fare questa discussione perché siamo in Consiglio metropolitano e ovviamente non mi sembra il caso. Io però comunque annuncio il mio voto favorevole, e lei che ha detto che a settembre si confronterà anche con la regione, ci tenga presente anche noi alle opposizioni. Grazie. Va bene. Allora passiamo alla votazione, sono più soliti interventi, contrari, astenuti, favorevoli. Mediante l'esecuzione, contrari, astenuti, favorevoli, con la parola di unanimità. Abbiamo poi l'acquisizione sananda, patrimonio disponibile della città metropolitana di soli comuni di Fiano, con spesa complessiva di 288.246 euro, in seguito a sentenza del TAR. Allora votiamo, contrari, astenuti, favorevoli. Astenuti, chi è astenuto? Un attimo solo. Astenuti, due. Favorevoli. Voi due che siete astenuti. Allora, quattro astenuti e favorevoli. Immediata eseguibilità, contrari, astenuti e come dico, favorevoli. Variazione al bilancio di previsione finanziaria per l'età 2022 per adeguamento contabile di interventi per la manutenzione straordinaria, questo è un finanziamento del PNRR che riceviamo. Contrari, astenuti, favorevoli, immediata eseguibilità, contrari, astenuti, favorevoli, passato l'unanimità. Poi c'è l'interrogazione del consigliere Marrazzo sulle procedure concorsuali di assunzione sul piano industriale a me. Risponde il vice sindaco. Grazie sindaco. L'anno 2021, con l'approvazione del piano industriale triennale, almeno sviluppo SPA, ha avviato un anno di selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di 54 unità. Nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di società a partecipazione pubblica, nonché in ossequio al regolamento aziendale sulle procedure di reclutamento del personale. Quali sono le ragioni per le quali, a seguito della pubblicazione del piano di bando, non si è avviata la procedura di selezione? Quali sono le ragioni per le quali non è ancora stato approvato il nuovo piano industriale? E quando si procederà alla stipula dei nuovi contratti con la Modena? Ciò anche alla luce del fatto che
tra i vari contratti di Arena c'è una parte a canone e una parte a misura. E proprio questo ha fatto sì che il vecchio piano industriale è stata stabilita la sostituzione 54 unità. Perché per quanto concerne i lavori a misura, il basso numero di dipendenti di lavoratori che ci sono all'interno dell'Arena non consentono appunto di salvare la parte di contratto relativa alla misura. Ok, tengo la risposta e poi ovviamente mi riservo di intervenire, grazie. Allora, chiedo scusa ai colleghi consiglieri, però l'interrogazione come fatta dal consigliere Marazzo ha bisogno di raccontare anche un po' di storia di questo ente, perché altrimenti non riusciremo a capire il pensiero e qual è la situazione in cui siamo adesso. E approfitto anche per salutare anche i sindacati che stanno qui, i sindacati dei lavoratori di Almeno, che stanno qui, e perché come facciamo un po' come dire a tutti quanti riusciamo a capire alcune questioni, dato che sentiamo anche un'operazione verità di questo Consiglio metropolitano. Oggi, Sindaco, prima che lei si insediasse, la città metropolitana, che aveva la sua scadenza naturale a maggio 2021, a causa purtroppo del Covid, perché il Covid che ha colpito molto in tempo, non è che ha colpito solamente la città metropolitana, quelle elezioni furono rimandate. Dovete sapere che a luglio 2021 la precedente amministrazione decise di fare una riorganizzazione della macchina amministrativa, luglio 2021, sapendo che a breve, perché quella data non si conosceva ancora, la data delle elezioni, che poi è stata celebrata a ottobre 2021. A luglio si è fatta una scelta che all'epoca, mi ricordo, dai banchi della minoranza mi battevo, finché io dicevo non era possibile, perché la programmazione dell'azione amministrativa si fa quando io mi insegno, non quando me ne sto andando via. E in che cosa è successo? Contrariamente rispetto a quella situazione, si è arrivato a uno spacchettamento dei commessi di Armena, perché Armena, che aveva un'unica funzione, quindi un unico responsabile, faceva le commesse, faceva le fatture, che cosa è successo? Che c'erano più dirigenze, quindi ogni dirigenza aveva il proprio responsabile, aveva la loro commessa e quindi di conseguenza il proprio contratto e la loro limitazione. Tant'è vero che questo tipo di sistema non è andato a buon fine. Infatti la società ha perso sempre una fase di criticità. In più, oltre questo, quel piano industriale che abbiamo aperto, la misura, e per quanto riguarda il piano, il problema stava anche sul campo, in maggior modo, perché prima di quella data addirittura tutte le commesse venivano addirittura affidate all'esterno, cosa che non è assolutamente possibile fare, perché ne hanno fatte tante. E io invito veramente il Consiglio metropolitano a prendere atto di fare la verifica tutti quanti insieme, tutti gli atti che sono stati posti in essere. E che cosa è successo? Nella giornata più importante che la democrazia si può esprimere, quindi il giorno delle votazioni, quindi il caso specifico del 3-4 ottobre, caro Sindaco, quando noi stavamo in campagna elettorale, il 4 ottobre, guardate, secondo me neanche uscì, il 4 ottobre uscì, noi stavamo fuori esercito, caro Sindaco, il 4 ottobre uscì il bando dove tutti i cittadini potevano partecipare a questo bando di concorso di Armenia. Quindi si votava in questo ente il 4 ottobre, quando noi stavamo fuori esercito è uscito questo bando, che secondo il mio punto di vista, persona che non conta nulla, dico che democraticamente è una cosa normale, è stato fatto. Un piano industriale che fa acqua da tutte le parti, che il piano industriale non lo fa la proprietà, ma lo fa l'amministratore, quindi significa su che cosa, che
cosa è successo? Che abbiamo dovuto rimodulare le commesse perché non si riusciva a mantenere che quello che erano i contratti resti. Quindi, caro sindaco, che cosa si è dovuto fare? Si è dovuto spostare alcune commesse per cercare di non far andare in disequilibrio la società, e questo era per garantire lo stipendio a tutti i lavoratori. Questa è la sacrosanta verità. Non so se per caso che la SIA 500 domande vende 500 posti, 27.000 domande, per se 55 dovrebbe essere di meno del 10%, ma non è molto di meno. Non era la grande cominciata. Il vero tema qual è? Il vero tema è che il nuovo piano industriale, caso perché deve venire la nuova governance, e la nuova governance è quello che diceva il nuovo piano industriale, e quel nuovo piano industriale è quello che tutta il rilancio dell'azienda dell'Armenia. Perché l'Armenia ha tanta forza che vogliono lavorare, ma ha bisogno anche di personale. Ma questo personale su che cosa deve essere basato? Sugli obiettivi strategici che il nuovo piano industriale dovrà dare. Perché se la continuiamo a mantenere nello stesso modo, nello stesso momento, così come l'abbiamo ereditata, è destinata al fallimento. Perché non è possibile. Cioè, un amministratore non so se deve fare il contatto, se per caso eventualmente deve riuscire a fare quali sono gli obiettivi da fare. Gli asfalti sono stati dati all'esterno. Perché avevano solo gli asfaltisti, ma per fare 350 scuole, sapete quanti asfaltisti ci vuole? Una roba, non hanno attrezzature, addirittura subappalti che davano di dati da controllare e da fare verifiche, perché così uno si rende conto di quello che uno dice. Quindi il problema è perché non siamo andati avanti con quanto riguarda i concorsi, perché bisogna fare un nuovo piano industriale che non fa la proprietà, in base a questo si riuscirà a capire se per caso le esigenze del personale che noi stiamo cercando di assumere, se è quello che si andrà avanti, dovrà essere modificato con nuove manualità e nuove personale. Questo è un altro obiettivo, e nel rimuovere purtroppo dobbiamo andare avanti prorogando le commesse precedenti, sapendo che le commesse, per dare queste benedette commesse, noi le possiamo dare dopo la verifica di congruità, perché si tratta di società in Austria, non stiamo parlando assolutamente di società private, quindi che possono avere un futuro, ma stiamo parlando che di altri in Austria, delle nostre forze. Che cosa può succedere rispetto a questo obiettivo? E che avere una società in house, nonostante c'è il codice di appalti che prevede che vi sia una comunità rispetto a non andare all'esterno. E questo è un altro tema. Quindi nella questione della proroga rispetto ai contatti la dobbiamo fare sì, affinché nel più breve tempo possibile il sindaco mettiamo in mano all'Armena, perché l'Armena, come tutti i sindacati, quindi mi rivolgo anche a loro perché la conosciamo bene la situazione come è stata, la conosco perché abbiamo fatto anche tanto con il Comune. L'obiettivo di questa amministrazione è quello di dare il lancio ad Armena, non di farmi chiacchiere e certamente non fare uno spacchettamento, affinché con quel tipo di spacchettamento sono aumentate le misure rispetto alle dirigenze che era il problema nascere all'interno di questo senso delle organizzazioni. Caro sindaco, ne approfitto su questo punto anche per quanto riguarda il sistema di valutazione dello SPIPAF, perché quello è un altro, secondo il punto di vista, un apporto che è stato fatto in precedenza, perché è stato fatto quando ci stava dalle organizzazioni che hanno firmato all'epoca per quanto riguarda chi usava non del bello, se il bello si vede perché altrimenti non trovava una clausola di salvaguardia nei confronti del dirigente. Sindaco, non è possibile che un dirigente, una dirigenza di quest'anno, che i tre obiettivi, l'acqua dente e il bicchiere e altri che tengono centinaia di obiettivi, quello che te solo dalla bottiglia per decenni è perfetto, che invece si lavora dalla mattina alla sera con dei carichi che sanno non raggiungere gli obiettivi, quello per decenni è quell'altro per dire. Allora questo secondo il mio punto di vista è assolutamente da rivedere, perché questo tipo di sistema dello SMIFAM è da un dico da buttare, però ma diamo giusto peso in verificare il tema di questa cosa, perché significa si va a demotivare il personale che sta dando tanto. Noi siamo 650 dipendenti, questo è il vedo quasi sempre gli stessi, non vedo tutti quanti. Quindi ci sta questo, che tanti dirigenti, anzi non vedo dirigenti che sanno delle cifre blu. Allora questo è un altro tipo di problema. Però tornando alla questione di Armena, penso di aver risposto alla storia di che cosa è l'Armena, la motivazione perché stiamo aspettando che annuncia la nuova governance, e capite poi effettivamente se per caso quel personale va nel giusto obiettivo del nuovo piano industriale, dove bisogna rimodularlo affinché si possa andare avanti negli obiettivi strategici. Quindi significa o ampliare
o di aprire o non di aprire, ma questo qua sono delle cifre che saranno valutate dalla nuova governance, che poi, ripeto, andremo a vedere anche tutte le consulenze che sono state date nella mesa, perché sotto i 10.000 euro andavano detuati. Quindi andiamo a vedere tutte le consulenze che sono state date durante questo periodo, perché se si fa voler parlare è giusto che si parli in modo chiaro, trasparente, in questa sede tutti quanti possono ascoltare e andiamo a fare la verifica di tutti gli atti che sono stati posti in essere. Chiedo scusa, sindaco, però è doveroso rispetto al passato. Grazie. Se, posso dire una cosa? Grazie. Mi piacere che il vice sindaco si è preparato su questa cosa, perché in una riunione di capogruppo di qualche giorno fa io ho chiesto lui sull'Armena piano industriale, non so nulla, questa è operazione verità. Allora, partiamo punto per punto. Le domande erano tre, sono tre. La proroga dei contratti, di 9 mesi, una prima proroga di 6 mesi, ulteriore proroga di altri 3 mesi, significa che probabilmente ad ottobre si stipulerà un contratto per 3 mesi. Non ho mai visto, come se ne sono in Russo, che le proroghe sono superiore la durata a quella del contratto vero. Punto 1. Punto 2. Il 4 ottobre è stato pubblicato in banco. La governance nella sua autonomia ha pubblicato il bando di 4 euro, opportuno numero 1, ci sono dubbi sulla trasparenza, faccio una denuncia se che può cadere. Per quanto riguarda invece il piano industriale, aspettiamo la nuova governance, va benissimo, ma i 54, le 54 unità, non sono elettrici quelle previste nel bando, ma sono elettricisti, idraulici, asfaltisti. Sono persone che all'interno di Armena sono delle figure che mancano all'interno di Armena, e se ci sono criticità oggi in Armena è sia perché non è stato portato avanti il banco delle assunzioni, sia perché non è stato attuato il piano industriale, e non bisogna garantire solo lo stipendio del prodotto di Armena, bisogna garantire lo stipendio, ma bisogna anche garantirgli e dare una prospettiva con degli obiettivi, cosa che oggi non su questa amministrazione, non saranno. Questo io lo ritengo molto grave, vero che il piano industriale lo fa la governance, ma la proprietà siamo noi che poi successivamente lo apportiamo il piano industriale unitamente alla governance. Quindi se criticità ci sono, ma sono dovute a questi gravi motivi, a delle proroghe che io ritengo che siano illegittime, lo ribadisco la terza volta che lo dico, e ritengo che sia legittimo alla mancata assunzione e alla mancata approvazione del piano industriale. Il piano che non si potevano per la costruzione, perché se non era riuscito a farlo. Andrea Rossi. Sono stile consigliere. La verità, ho ascoltato con attenzione consigliere Marrazzo, sia quello del vice sindaco Cilindro, perché la verità è che sono preoccupato, lo dico diciamo con la massima semplicità. E certo, il consigliere Marrazzo ha a disposizione 5 anni per consegnare a questa amministrazione una società solida, ahimè solida non è, perché ha un capitale sociale di 180.000 euro, se non erro, ha una struttura diciamo, contrattuale che secondo il mio avviso fa acqua da tutte le parti, perché rispunta a tutti i dirigenti, no? Cioè, non stanno sotto un'unica direzione, sotto un unico dirigente, sotto un unico funzionario che ha il rapporto contrattuale con la società. E anche dalle discussioni, sai che almeno io personalmente la posso da madre nata, a dire la verità, anche perché ho contribuito insieme a qualcuno dei colleghi che stanno qui dietro alle mie spalle, non dico ricostruirla, ma un pezzo, una cosa, da dare un contributo un po' più tardi, una ventina di anni fa, fa la nascita. A distanza di 20 anni, se davvero le cose che ho ascoltato dal vice sindaco Cilindro sono vere, sono preoccupanti.
Pertanto invito ecco, a costruire, secondo il mio avviso, ovviamente una struttura che non sia quella attuale e pertanto costruire un nuovo contratto con l'Armenia, innanzitutto dare un indirizzo politico rispetto a quelli che sono i bisogni dell'Armenia, perché la società ovviamente si ristrutturi rispetto a quelli che sono i bisogni di lavoro che l'ente ovviamente deve offrire alla collettività, alla cittadinanza, alle scuole, alle tante attività che i lavoratori armeni fanno quotidianamente, e anche qui ad costruire un piano industriale su indirizzi dell'amministrazione comunale che consolidi, secondo il mio avviso, e rilanci l'Armenia, tutte quelle che sono le attività dell'ente. La preoccupazione è che c'è bisogno non solo di un manager dell'altezza che risponda a quelli che sono i requisiti, cioè un manager che non è più l'attuale, se succedono le cose che ho ascoltato anzi, sono preoccupati, non solo di la regà. Faremo sicuramente tutte le verifiche rispetto alle cose che abbiamo ascoltato, faremo una cessa di atti rispetto a tutto quello che è successo all'interno di Armenia, che la verità, due servizi di Armenia hanno sotto la mia responsabilità, ovviamente la mia delega, e sicuramente ci sarà un approfondimento delle prossime ore. Ma anche qui, ovviamente, costruire una società solida e pertanto investire in una società innanzitutto sul capitale sociale, perché è impossibile che una società, niente è, perché ovviamente ci siamo assicurati in queste ore, anche con il ragioniere generale, una società che solida ovviamente non rischia nessun tipo ovviamente di procedura, però ci sono dei contenziosi rispetto al contratto che è l'impianto dell'Armenia, che sono importanti, secondo il mio avviso vanno affrontati con urgenza, e probabilmente bisogna consolidare l'azienda, e non bastano una persona. Bisogna sforderare, cambiare aria, smuovere le sedie, cambiare le sedie e investire su quella società. Perché ovviamente le cose sono, che abbiamo ascoltato, sono preoccupanti. Considerando il tempo è veloce, stiamo in un periodo ovviamente estivo, da qualche giorno ovviamente ci sarà un minimo di posto, però agli inizi di settembre c'è bisogno che l'amministrazione, per caso il sindaco indica un nuovo management dell'azienda, perché l'azienda venga rilanciata rispetto a quelli che sono i bisogni dell'ente, dovete dire una struttura contrattuale che non sia più attuale, è un management all'altezza che non è stata la polizia delle sedi rispetto alle cose che abbiamo ascoltato, affinché i lavoratori tutti poi vedremo il posto pianificato rispetto all'indirizzo politico dell'amministrazione che si può sviluppare, sicuramente sarà attuato all'interno dell'assemblea di soci. Noi siamo socio unico, ovviamente, di un'azienda che come stanno, e il superamento dello Stato e delle difficoltà di una vita rispetto alle cose che ci diceva il vice sindaco Cinto. Personalmente, ovviamente, conosco il pensiero dell'amministrazione del sindaco, sicuramente sarà fatto un ottimo lavoro, c'è bisogno di velocità, anche per dare un minimo di tranquillità e di serenità ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali. Ho finito. Grazie. Io ho commesso un errore perché ho fatto farmi intervento e non avevo fatto sulle interrogazioni non c'è più. Ma condicio, però devo cedere un minuto. No, un minuto, due minuti. Due minuti solamente, poi. Centro di taglio, di fare un taglio. Due minuti solamente. Allora, molto brevemente, se il sindaco metropolitano, il sindaco Manfredi, dice che in sei mesi vuole fare un concorso in cui praticamente dare spazio ai dipendenti e surreale quello che ho sentito da Giosia De Rosa, che è surreale perché anche lì ci sono dei concorsi che sono praticamente da fare. Ma detto questo, credo che capitale sociale è una società in house del tutto insignificante, perché il socio unico è città metropolitana, quindi non credo che il capitale sociale sia significativo. Però questo è un aspetto tecnico. La governance dipende dalla proprietà. Il piano industriale non si fa, è vero che ci vuole la governance, ma credo che ci debba essere un altro indirizzo. Anche quello del consigliere Andreozzi, perché lui ha dato un indirizzo, ha accettato anche, ci sono anche delle ombre che sono gettate sul concorso, di come è stato fatto, ma anche la legge di lui, ma ci sta tutto. Però il piano industriale vengono prima di risorse per fare il piano industriale.
Oggi credo che la cosa più preoccupante è le proprie. Guardate che le proprie che si stanno facendo sui contratti, sulla società, che in questa assemblea si dice che è inutile, io credo che sia molto pericoloso di un'assenza di governance e di un piano industriale che deve venire. Questo è il mio contributo, pronto a lavorare in una commissione che si deve fare anche su questo, che anche su questo la commissione può essere utile. Ok, grazie, devo sospendere lei se chiedo, perché già abbiamo fatto un intervento, ma c'è la maggioranza e la minoranza, ma basta, poi ci riassettiamo e torniamo su questo argomento. Io credo che l'aspetto più importante è da un lato che noi dobbiamo salvaguardare ovviamente i lavoratori e la situazione occupazionale, ma la cosa fondamentale è che una società in house esiste perché erano servizi proprio. Se una società in house dall'esterno tutti i servizi, c'è qualcosa che non funziona. Quindi questo punto, quello che va approfondito, il piano industriale deve garantire in primo luogo che la società sia capace, proprio per garantire anche il lavoro dei dipendenti, sia in grado di erogare i servizi propri, almeno nella, diciamo, nella maggioranza delle attività. Quindi questo è un tema che si deve raccogliere. Passiamo al punto 17, che è il riconoscimento della legittimità delle leggi fuori bilancio. Abbiamo una lunga lista. Facciamo il primo e votiamo, così poi impieghiamo tutti. E poi lo facciamo. Allora, il riconoscimento della legittimità delle leggi fuori bilancio, senza sentenza del Tribunale di Napoli, questo è il numero 17, in porto 6.376.40. Contrari? Questo detto, cioè, su 17, vi prego. Innanzitutto intervengo per annunciare il nostro voto contrario, perché era l'occasione, ammetto del... Cioè, volevo anche chiedere un personalmente, ma per capire mancare che si chiama una discussione tematica sull'argomento del prossimo consiglio, che è interessante, che sia vero quello che il capitolo del mezzo decisivo non è molto piaciuto, però se è vero quello che ha detto, il provvedimento dovrebbe essere messo da subito, non è che dobbiamo ragionare di settembre, altrimenti non, si dire, non siamo coerenti su quello che diciamo, se ne siamo convinti prendiamo il provvedimento, credo i dipendenti vengono prima di tutto. No, volevo invece l'intervento mio era solo per comprendere, ho aspettato questo punto perché noi come al solito giustamente nella conferenza di Capigruppo della convocazione del Consiglio Metropolitano mettiamo poi i bilanci a fine del Consiglio e aspettavo dal segretario generale qualche chiarimento in merito a questo ordine del giorno che rispetto alla conferenza di Capigruppo che abbiamo fatto l'altra volta è manchevole di non si spiega come mai, però è anche è d'altronde pubblicizzato anche da Città Metropolitana, dall'ufficio stampa, già sui social, che oggi avremmo dovuto approvare la delibera di Consiglio Metropolitano per finanziare iniziative in tema culturale, iniziative in tema sportivo. Io non l'ho trovato. Da oggi in poi che è quello da delibera non saranno più messi, diciamo, verso la fine. Possiamo anche ribattare, tu poi possiamo. Volevo chiedere, adesso approviamo i debiti fuori bilancio come facciamo sempre, nel senso li mettiamo tutti quanti insieme. Grazie. Insieme facciamo l'ultima del allora, votiamo il punto 17 e togliamo gli altri. Contrari? Punto 17. 4 astenuti? Favorevoli? Poi abbiamo punto di immediata eseguibilità, contrari, come prima. Allora, poi punto 18, contrari, astenuti, favorevoli come prima, anche questo è il punto 18. Punto 19 come prima, punto 20 come prima, punto 21 come prima, punto 22.
comunque anche immediata eseguibilità, punto 19, punto 20, punto 21, punto 22, punto 23, punto 24, punto 25, 26, 27, come prima, e anche immediata eseguibilità. Se qualcuno è la, insomma, le due maglie diverse, la visita. Posso? Prego, prego. Io voglio fare un intervento, globale sui servizi di debiti fuori bilancio. Visto che chi amministra conosce bene la macchina provinciale, io vedo che da quanto siedo qua in Città Metropolitana vedo tantissimi debiti fuori bilancio che sicuramente non sono debiti che ha contratto questa amministrazione. Però visto che chi ci si prenderà sono sicuramente i nostri avvocati, però io chiedo a questa amministrazione di essere molto molto più vigili e attenti su questi tempi fuori bilancio, perché poi chi paga le conseguenze sono sempre i cittadini. Quindi chiediamo alla nostra avvocatura di essere molto molto più presenti e molto molto più attenti su questi tempi. Su questo ti do la risposta. In realtà questi sono debiti obbligatori, perché noi siamo in regime di autoassicurazione, cioè non abbiamo assicurazioni, quindi qualsiasi incidente viene fatto sulle nostre strade essenzialmente va a giudizio e quindi le paghiamo. Adesso c'è un lavoro che si sta facendo con l'amministrazione per fare una polizza assicurativa, con una, anche che sta lavorando sulla franchigia, su questa cosa, per fare in modo che i debiti con il bilancio di questo tipo scompare. Quindi appena avremo, diciamo, negoziato il contratto, la polizza, queste cose che troviamo ci avremo. Però giusto per l'amministrazione noi che la troviamo, quindi questi sono tutti debiti legati a sentenze essenzialmente obbligatorie, perché sono sentenze assicurative, non un decisore. Ok, quindi qui finisce l'esercizio. Io non ho avuto modo di ringraziare i gestori dei conti nell'intervento precedente. Ovvio, ho conosciuto poco, però vi ringrazio, non ho avuto modo di vedere il vostro lavoro. In fondo però vi auguro buon lavoro da altre parti, quindi vi ringrazio pubblicamente da parte mia e da parte del Dipartimento. Un ringraziamento per stato detto al Vice Sindaco, anche da parte mia, che hanno fatto un lavoro molto qualificato, molto, mi ha tutelato fortemente l'amministrazione del Sindaco, quindi la massima riconoscimento sia professionale che personale. E abbiamo l'ultima delibera, che è quella che è il trasferimento di risorse comuni del territorio metropolitano per la realizzazione e riqualificazione e ammodernamento dei luoghi della cultura e degli impianti sportivi, con una variazione del bilancio di previsione di 12.300.000 euro. Prego, consigliere. Un'altra buona notizia per i comuni, questa volta abbiamo risorse della riqualificazione, la realizzazione e l'ammodernamento dei luoghi culturali, oppure di spazi dedicati allo sport e al tempo libero. Destineremo ben 12.300.000 euro a queste importanti misure. In sostanza, i comuni o da soli o in forma sociale potranno presentare progetti per accedere al finanziamento, realizzare nuove strutture sportive o per riqualificare i luoghi esistenti, anche dedicati alla cultura o al tempo libero. Temi riconducibili direttamente allo sviluppo e al miglioramento della fertilità dell'area metropolitana che restano tra le priorità di questa amministrazione. Questa è un'altra opportunità che gli amministratori locali possono sfruttare nell'esclusivo interesse delle comunità che amministrano. La vivibilità dei paesi migliora così, realizzando innanzitutto strutture pubbliche e servizi. E verificate le difficoltà di bilancio di quasi tutti gli enti locali, la città metropolitana assume un ruolo fondamentale finalizzato al raggiungimento degli obiettivi delle singole amministrazioni. Anche questo mi sembra una delibera molto attesa, perché consente ai comuni ovviamente di fare delle proposte importanti. Ma noi, Sindaco, noi su questi finanziamenti che diamo alla città metropolitana, li abbiamo noi come città metropolitana, ma abbiamo un'attività di controllo, perché io ho chiesto, poi vanno le mie contatti, no,
No, perché nel qua c'è qualche sindaco. Allora, nel rimontare io ho fatto delle richieste a qualche tecnico. Allora, quando ci sono allora, quando ci sta un affidamento diretto di circa 120-130 euro e noi permettiamo alle amministrazioni che se la suonano e se la cantano con nessuno e non andiamo a controllare, secondo me noi facciamo un errore madonnale, perché se noi finanziamo questi lavori e non li andiamo a controllare, abbiamo solo fiducia dei tecnici del comune, questo secondo me è sbagliato. Ho avuto modo già di confrontarmi anche con lei e mi dicono che purtroppo la legge non prevede che i nostri tecnici scendano sui territori e vadano a controllare le amministrazioni. Io mi batto sempre sulla legalità, perché dove ci sono questi affidamenti diretti e mi assumo la responsabilità, c'è il malaffare e tutto questo non va bene, perché noi sperperiamo soldi pubblici e la loro non vengono fare di nuovo come c'è sul mondo numerico o come sono stati progettuati. È un esempio lampante, io lo vedo sui miei territori e non faccio altri nomi. Quindi io la invito e la esorto di cercare di far controllare a chi di dovere questi finanziamenti che noi diamo con affidamenti diretti al comune. Quindi io la invito di nuovo a questa cosa, sindaco, grazie. Noi diciamo questa affermazione è un'affermazione di dico un po' grave, nel senso che significa che ci stanno le comuni. No, dico come considerazione generale, però trago lo spirito di quello che tu dici, nel senso che noi non possiamo ovviamente fare un lavoro ispettivo sulle procedure di affidamento, di questo non comprende ancora. Quello che noi possiamo fare dei controlli a campione che le opere che sono state, diciamo, in un certo senso nel dimondare veramente esistono. Questo sicuramente si può fare un piano di controllo per andare a verificare. Però sul tema dell'affidamento diretto, sugli aspetti procedurali, quella non è una competenza della nostra amministrazione di andare a controllare se sono fatti in maniera corretta o meno. Se ci sono dei sospetti bisogna segnalare all'autorità competente, perché mentre c'è diverso ovviamente andare a controllare la realizzazione delle opere che sono state di controllare se ci sono delle cose che vanno scuole. Quindi adesso lo chiamo con i nostri delegati per le varie competenze e poi chiamano al segretario su organismo un minimo di controllo ispettivo per andare a verificare quelle cose che sono state dette, sono passate fatte veramente, auspicando che così sia nella maggior parte dei casi, altrimenti sarebbe veramente complicato. No, sì, però io ho detto questo e mi ha chiesto che si assuma le responsabilità, perché capisco bene che troviamo difficoltà, però se io l'ho invitata a cercare, come lei mi ha detto, di cercare un metodo, un modo di controllo. Io, per quanto mi riguarda, io la mia attività di consigliere metropolitano, di consigliere comunale, la svolgo correttamente, perché se vedo un'anomalia, io abito a 10 metri dalla casella e ho già denunciato. Allora, poiché dalle nostre parti funziona in questo modo, io chiedo alla città metropolitana se ci sono i mezzi per poter controllare. Se non ci sono i mezzi, però scusami, non è solamente un tema di mezzi, è un tema di competenze, cioè nel senso che noi non è che abbiamo un buon rispettivo sulla parte delle procedure, perché noi dobbiamo verificare, perché su questo c'è la Corte dei Conti, l'autorità giudiziaria, ovviamente che possono fare questo. Quello che noi possiamo fare, chiaramente, visto che io rendo conto che il fatto delle opere, che quelle opere realmente esistono, ma sull'aspetto della congruità, dei prezzi, della legittimità delle procedure, questo tipo di verifica, non credo che sia una competenza di una, però fare un approfondimento, perché se c'è un margine per poter fare delle cose, è chiaro che la trasparenza è una cosa fondamentale. I lavori devono essere fatti come Dio comanda, non è che su determinate cose fanno delle anomalie. Questo è il caso che dicevo. No, sono d'accordo, esiste un collaboratore, esiste un gruppo, ognuno si associa a delle responsabilità.
precedente, mi chiedo per fare l'intervento a me innanzitutto il suo modo di guardare sempre il lato positivo da un po' di intervento, diciamo, ho preso quello del consigliere Rara, che secondo me nonostante il loro rispetto come dico sia un lato un po' fuori traccia, perché è chiaro che il lavoro dei comuni in questo momento storico in cui siamo impegnati con poche risorse, con voglio dire il lavoro importante da fare, ci saranno i casi che tutti voglio dire con la segnalata, ma poi sono materia di magistratura, materia di classe, non è il caso nostro, non è il compito nostro, nel momento per cui ammiro il suo modo positivo di trovare sempre la futura un intervento, però a un certo punto bisogna fare il sindaco rispetto alla mia comunità e il lavoro che faccio chiaramente nella mia comunità. Volevo solo per arrivare all'argomento, prima di dire che volevo capire un po' di più dal consigliere delegato rispetto all'argomento in oggetto, in che modo, perché non sono stato capace in una conferenza di Capigruppo di comprendere le modalità in cui possiamo i comuni possono partecipare a questo bando, la suddivisione tra comuni, tra non la delibera la lavorazione in Capigruppo nella conferenza di Capigruppo, ma non è stato possibile perché è arrivata nella conferenza di Capigruppo una delibera che era diversa da quella, diciamo, che poi doveva essere approvata. Infatti voglio dire, il vice sindaco disse no, questa non è la delibera che deve essere approvata, quindi l'anno va io non l'ho letto, poi consigliere delegato il suo compito cercare di farci comprendere al meglio l'argomento, in considerazione che c'era una delibera in conferenza di Capigruppo che non era quella o non dovrebbe essere quella, perché poi successivamente non ho avuto la necessità di leggere quella che poi penso approviamo oggi, per cui magari sulla suddivisione tra i comuni, la suddivisione della quota, in che modo diciamo il comune può partecipare e anche perché una sorta di consigliere, una sorta di motivazione, perché c'è una cifra rispetto a un altro, sarebbe, ecco, questo è il luogo adatto per comprenderlo, così che noi apriamo un principio che successivamente per altre iniziative sarà poi lo stesso, se lo accettiamo, questo è il concetto. Posso? Allora io l'intervento non sapevo dell'intervento di quello che volevo dire il consigliere Pelliccia, però credo che praticamente il mio intervento possa chiarire un po' di cose. Innanzitutto se vediamo, poi ci troviamo di fronte a una relazione di bilancio, vero? Dopo la salvaguardia che abbiamo già fatto, quindi questa è una relazione di bilancio. Abbiamo decantato tutti che erano un avanzo di amministrazione di 121 milioni di euro, però questa è un'applicazione dell'avanzo di 12 milioni di euro. Quindi noi stiamo parlando solo di un fatto puramente tecnico. Abbiamo una variazione di bilancio perché dal rendiconto 2021 l'avanzo applicabile questa amministrazione ha ricavato 12 milioni di euro e quindi ricordiamo nel bilancio ordinario stavo parlando di quasi che praticamente dove dobbiamo spendere questi soldi eccetera eccetera. Purtroppo caro consigliere mi dice oggi questa delibera che per me ha solo un valore tecnico applicazione però gli abbiamo dato anche un'indicazione di indirizzo perché abbiamo detto questi 12 milioni e noi li utilizziamo per il tempo libero e per la valorizzazione di lui. Bellissima idea. Secondo me, se vado a comuni da 20.000 a 50.000, la maggior parte dei comuni da 7.000 a 20.000, altrettanto, siamo tutti quanti rappresentativi di questi comuni, 70.000 euro. Da 20 a 50.000 a 100.000 credo che caro sindaco e credo che non ce lo dobbiamo dire noi perché questi atti vengono poi trasferiti in una attività amministrativa dei nostri enti e credo che invece il comune sopra 150.000 abitanti 2 milioni di euro qualcosa lo farà con 2 milioni di euro. Quindi oggi
noi abbiamo una variazione di bilancio del segretario perché noi abbiamo votato la salvaguardia e dopo abbiamo fatto la variazione è intervenuta venerdì, perché venerdì mi sembra che o sabato, quando è arrivata questa comunicazione ai consiglieri metropolitani, non c'è credo di può rispondere, quando abbiamo avuto questa variazione di bilancio, i documenti di questa variazione di bilancio, quando, chi ha proposto questa variazione di bilancio, dov'è la proposta di variazione di bilancio? Tutta questa roba, io credo che ci sia, ci deve essere una maggiore attenzione, ecco perché io chiedo al delegato al bilancio, che queste cose le confittate, perché altrimenti non ci facciamo una discussione che prevede il bilancio. Poi non c'è stata solo un'indicazione politica che l'avanzo applicabile non utilizzo per queste due. Chi l'ha deciso? Chiaramente il sindaco. E quindi il sindaco ha delle manifestazioni di interesse, ha delle sollecitazioni dal territorio che dicono bisogna valorizzare la cultura del tempo libero, bisogna valorizzare questo tipo di attività. Ben venga. Allora la proposta che io faccio, perché non ribaltiamo sindaco il criterio? Perché non facciamo delle manifestazioni di interesse da parte dei comuni? E scegliamo dei progetti magari di comuni che hanno maggiore capacità di spesa, perché questo discorso di dare tutto a pioggia e di dare tutto indistintamente in funzione della classe demografica vi va anche bene su progetti per certe cose, ma non può valere per sempre, perché io credo che ci sia anche, come noi giustamente ci si diceva, nella pubblica amministrazione dove con pochi dipendenti dobbiamo magari cambiare il sistema di, diciamo, di indennità, perché magari ci sono quelli che lavorano e quelli che lavorano per portare anche nei comuni, perché io non posso poi domani mattina avere un progetto di 50, un altro progetto di 60, non si fa niente. Bisogna secondo me ribaltare, dare l'atto di indirizzo, ma scegliere i progetti migliori, ovviamente dove non ci sia una discriminazione politica, perché se c'è una discriminazione politica dove posso pensare che già si è indirizzato questo patto, che magari già ci sia qualche richiesta da parte dei comuni di avere o non avere questo tipo di risorsa. E allora se noi siamo città metropolitana, e allora secondo me bisogna cambiare il sistema di premialità dei comuni. Se c'è l'atto di indirizzo che il sindaco metropolitano che vuole valorizzare la cultura, assolutamente d'accordo, gli spazi, assolutamente d'accordo, ma dare un tempo al comune o ai comuni di far arrivare progetti seri che praticamente devono essere selezionati, perché altrimenti siamo sempre tutti comuni, tutti uguali, dove non c'è concorrenzialità, non c'è competizione, non c'è merito. Tito, sì, cercherò di essere breve, grazie della parola. Ricordo a me stesso che a tutti di la città metropolitana si è dotata del DUP, documento pubblico di programmazione, dove tutti quanti abbiamo avuto modo di leggere le linee programmatiche del sindaco e sugli obiettivi della regione. E tra questi obiettivi veniva rimarcato alcuni passaggi, soprattutto per la cultura e per lo sport del tempo libero e per i giovani. Quindi quello è l'indirizzo politico che poi fa scaturire i ragionamenti, c'era una superficialità. Volevo ricordare ai consiglieri che questo è un modo, diciamo, di una partecipazione generale ai comuni che veniva adottato anche nella passata amministrazione. Si ricordo a qualcuno che sempre in campo alla struttura di ingegneri noi abbiamo in essere 500, caro segretario, 500 convenzioni di finanziamento in atto. Possono sembrare stupidità, ma se noi mettiamo in campo, che abbiamo fatto due volte,
abbiamo dato, finanziato i comuni per fare i partigiani, abbiamo fatto per banchi culturali, non ci dimentichiamo l'ultimo anno dato, abbiamo dato 8 comunità, 10.000, 20.000 ai comuni. Questo è un segnale, è un piccolo segnale di attenzione verso le comunità, anche perché è condivido per quello che tu dici, perché in passato sono sicuro che si farà anche con questa amministrazione. Abbiamo fatto dei bandi per assegnare risorse per la costruzione di nuovi teatri, delle sale confusionali, ci hanno presentato i progetti comuni, c'è stata la commissione di progetto di cura di finanziamento. Io penso che nello spirito del sindaco di arrivare a questo, però ci abbiamo dei tempi che non possiamo dimenticarci. Quindi sindaco l'anno scorso a Natale ha dato l'opportunità a un indirizzo sotto la data con un disagio di difficoltà, perché guardate la differenza, avere piccole risorse anche per un piccolo comune, credete che un'importanza tale, perché non è che i comuni navigano nell'oro, avere una piccola parte, un piccolo contributo alla città, alla comunità, va sempre bene e ci permette a quei piccoli comuni di fare degli interventi. Allora io penso una cosa, che mi insegnate, noi utilizziamo i soldi dell'avanzo perché andiamo a finanziare delle spese di investimento, quindi non potendo stare sul titolo, ma l'avanzo ci permette sulle spese di investimento che andiamo a finanziare insieme dei comuni. Condivido, però allo stesso tempo nel punto il sindaco ha dato una indicazione specifica. E quindi che man mano porta avanti l'azione politica. Non ci dimentichiamo, c'è un altro tema che va ragionato dal sindaco. Vedete, nel bilancio vengono messe alcune poste, no? Il bilancio che abbiamo trovato, le risorse per terminare, no? La gara che si deve fare, dove vengono coinvolti anche altre entità, altre comunità, un'altra entità importante normalmente la città metropolitana per dare un segnale. Pensiamo anche, dobbiamo fare uno sforzo comune, caro sindaco, perché oggi molti comuni chiedono la possibilità di avere delle risorse per organizzare delle iniziative natalizie e noi non possiamo far finta di non sentire, ci sono dei momenti per fare delle cose. Ma ci sono anche altri momenti dove sono sicuro che il sindaco nella sua roadmap, nella sua agenda, poi darà degli indirizzi chiari in cui ci saranno dei banchi, dove comunque parteciperanno, ci saranno delle commissioni e chi ha il progetto più grande, chi risponderà evidenzia, aggiungerà la parte di quel finanziamento che deve mettere. Io oggi sono contento, non come consigliere per voi, ma come rappresentante di una comunità, perché oggi il mio comune, ma come 92 comuni della città metropolitana, con questa delibera, comune di vita, fanno per me che ci sono gli altri, riceverà 25.000 euro per la parte culturale e 70.000 euro per fare degli interventi piccoli, medio, grandi, che siano anche le infrastrutture. Per me, il comune di 8.000 abitanti, è tanto. Allora io dobbiamo prendere molto di questa misura e ringraziare la volontà del sindaco di portare avanti questo progetto. È questo che si aspettano le comunità, che noi oggi con rispetto onoriamo in quanto consiglieri metropolitani. E vi faccio fare l'ultima considerazione, caro sindaco, che mi taccio perché vado là. Alcune parole che ho ascoltato, io non posso convincere, perché io parto sempre dal discorso che ogni comune, ogni procedimento che viene attivato, che sia trasparenza e legale. Sentire alcune parole offendo anche voi amministratori e sindaci del Comune. Grazie.
ci sta il consigliere che vuole farci una discussione, poi il consigliere Gaiazzi, poi ci concludiamo. Ma giusto per il consigliere Pulici, ma io penso che questo è un atto fondamentale per i comuni, anche perché non mi voglio rifare all'intervento di Pepe Dito, però voglio dire che io immagino nella mia città, tra poco che siamo in dissesto finanziario, arriveranno 150 più che noi abbiamo una palestra sulla scuola che è agibile dalla Fianca. Di molto probabilmente riusciremo a portare a casa, se ci avevamo visto 150.000, se ci avevamo visto 130.000, scusate, è la delibera, è la delibera della società, ma proprio che volete vedere che si parla, vado poi di difficoltà. Con tutti i difetti, ma sì, quale difficoltà. Quindi al di là delle posizioni in consiglio, io penso che questa quest'atto vada supportato al 360 gradi, di là della scelta politica di come dire, di come finanziare, immagino che forse sia più efficiente finanziare progetti a progetti, non una grande soldi a pioggia, però questo è un atto politico che va, che è un indirizzo politico, quindi va enormemente rispettato, in questo caso questo supportato, che anche i nostri comuni arriveranno dei soldi che vanno a tutela dei territori, delle scuole, quello che voi amministratori. Se posso concludere un attimo, allora io penso che nei libri voglio fare una sintesi, perché questo è utile anche per quello che dobbiamo fare dopo, cioè mi rendo conto che se noi guardiamo il senso del piano strategico, il senso del piano strategico è quello di premiare quelli che sono dei progetti, concentrare l'investimento su dei progetti per l'impatto rispetto a quella che è ovviamente il beneficio dei comuni, ma anche di strutture sovracomunali. Quindi l'idea che si facciano dei bandi rispetto ai quali i comuni possono concorrere con la loro capacità progettuale è un'idea giusta. Il tema è che purtroppo questa idea giusta si scontra con una situazione di grande difficoltà con cui si trovano la maggior parte dei comuni del nostro territorio, dove la disponibilità, la capacità di progettazione, ma anche la disponibilità di somme, anche piccole, per dover risolvere dei problemi, diciamo, che sono dei problemi significativi, è molto grande. Allora, questa distribuzione, chiamiamola pioggia, che è un po' va sulla dimensione dei comuni, cercando di premiare maggiormente i comuni più piccoli, perché se noi vediamo anche la proporzione rispetto alle persone, noi facevamo una distribuzione drogabile, il comune in Napoli avrebbe preso di più rispetto a quello che ha preso, però è stato fatto proprio in una logica di dare un poco a tutti, soprattutto quelli più piccoli che stanno un po' più in difficoltà rispetto alla situazione che c'è, va chiaramente, non è una visione strategica, però dà una risposta a dei problemi. Allora, è un po' una distribuzione che però consente chi è giusto all'estero, chi fa lo spettacolo, chi fa la cosa, ovviamente non è che cambiamo il mondo. È ovvio che adesso in questi anni che noi dobbiamo passare insieme, sperando che la situazione amministrativa dei comuni possa andare in una direzione diversa, che i comuni si possono fare un pacchetto di progetti, che si possa lavorare in questa direzione, dovremmo riuscire a combinare da un lato di avere una buona distribuzione di risorse per aiutare tutti i comuni che stanno in difficoltà e poi premiare anche la capacità progettuale che è anche quello importante per creare delle opere più significative. Un po' il lavoro che noi abbiamo fatto sui piani, sui limiti del recupero urbano, dove abbiamo cercato di premiare un po' la progettualità nei limiti di quello che c'è. Però è chiaro che insomma, tutte e due le stanze sono delle stanze positive. In questo caso abbiamo cercato di premiare in questa prima partenza un po' tutti, senza ovviamente fare una selezione tra chi ha maggiore capacità di spesa, minore, più capacità di progetto, con minore capacità di progetto, senza nessuno orientamento politico, perché ogni cambiare qualcosa. Non è la soluzione migliore, questo ne siamo perfettamente consapevoli, però dà un po' un agio ai sindaci. Poi chiaramente ci dobbiamo un po' organizzare meglio, faremo una parte un po' più strategica. Sicuramente il consigliere ci lavorerà, immagineremo delle cose un po' diverse, ma lo faremo insieme. Anche perché dobbiamo cercare di combinare tanti finanziamenti, insomma abbastanza finanziamenti che sono arrivati col PNRR,
che ovviamente i comuni devono spendere, quindi anche su quella vanno in difficoltà, cioè di tutte queste risorse, per quello che noi possiamo anche integrare come città metropolitana su una serie di progetti che sono poi per i prossimi anni. Signor, grazie, una piccola replica. Lei praticamente spesso, come giusto che sia, parla di PNRR, no? La voce del PNRR è di far dialogare i comuni, si parte da lì. Allora, la mentalità di città metropolitana che applica l'avanzo del 12/3 deve anche venire dalla città metropolitana, perché noi dobbiamo mettere insieme i comuni, soprattutto sulla cultura. Se faccio un esempio, sopra Pisuliana c'è la discarica della Villa Lustrella, è Santa Anastasia, non ce l'ha. Possiamo fare un progetto comune, io ho una cosa e dobbiamo fare una cosa dove viene coinvolta anche il comune di Mitofo, soprattutto sulla cultura. Se non lo facciamo sulla cultura e sugli spazi, io credo che ogni comune c'ha la mobilità. Magari c'è un palazzetto dello sport, un comune di microfono che un cittadino del comune di Rattamaggiore è costretto a spostarsi a Frattavione. Se mettiamo insieme come mentalità sindaco, intendevo dire come mentalità, perché si dire la città dove ha un altro indirizzo e dico, ma prendete 70.000 euro, allora è una spesa di investimento che devi fare. Immagino un'investimento di 70.000 euro, compri un'automobile. Se mettiamo insieme tre comuni, quattro comuni che fanno un progetto e che diventa depubblicato quell'investimento, perché io sono abituato per ragioni di economia a dire che se c'è un investimento c'è deve essere un ritorno, non è che facciamo un investimento a perdere. La mentalità di che abbiamo un po' a tutti non credo che faccia crescere l'economia. Questo è il mio ragionamento. No, ma è un ragionamento corretto, insomma, ci dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare anche sul piano strategico per fare in modo che questa venga, secondo me questo un po' di ossigeno distribuito che abbiamo dato, però poi dopo sono risorse più importanti per lavorare in esperienza. Vabbè, grazie, buonasera. L'ultima cosa, guarda, perfetto, e poi chiudiamo. Faccio le dichiarazioni di voto, sì, perché mi ero riservato dopo l'intervento del consigliere Azzoni, me lo vogliamo. Qui ecco, faccio così con no, annuncio innanzitutto il nostro voto favorevole a questo deliberato, non vi è dubbio, Forza Italia sostiene qualsiasi tipo di iniziativa che possa andare a favore dei comuni, di quelli in difficoltà, di quelli in dissesto, di quelli in dissesto, di quelli virtuosi, e in ogni caso, voglio dire, non vi è dubbio. Io posso solo sottolineare che il consigliere Caiazzo non ha risposto nel tempo alla domanda che ho fatto, era solo questo che voglio sottolineare, non per essere pedante, ma se noi abbiamo un avanzo di bilancio di 126 milioni di euro nel fronte, eccetera, eccetera, perché sono 12? Perché 12? Perché 100? Come si decide? In quale misura decidiamo 12? E poi perché decidiamo 7 milioni una parte, 4 parte più o meno? Eppure per come decidiamo che il comune, lo faccio qualche esempio, faccio cambiare qualcuno, come decidiamo per esempio che un comune di 8.000 abitanti prende di lavoro, come decidiamo che il comune di 7.500 abitanti, di 8.000 abitanti, prende 40.000 euro in più del comune di 6.500 abitanti? Cioè queste modalità, queste divisioni, a meno che ci fosse stata una discussione precedente, sarebbe anche stata una condivisione fatta con tutti quanti noi. Invece vedo ovviamente, almeno c'è il problema, io sono pronto, dire, non è una questione del comune che non vogliamo, l'ho detto anche in conferenza di capigruppo, voglio dire, parteciperò sicuramente, avremo, però queste divisioni, questa parcellizzazione degli interventi, non credo sia la sua volontà, la sua idea di amministrazione, il suo modo di amministrare. Immagino di lei, immagino una visione che sia di livello, voglio dire, ampio.